Benvenuti a Consigli non richiesti, il podcast di Fract. La vostra miglior difesa dall'invasione di film, fumetti e serie TV. Brutte, brutte. E ci siamo. Dopo tanto tempo, dopo tanti anni, diciamo mesi, non voglio esagerare, non mi va di tirarmela troppo sul fatto che io me ne vado e non torno più, siamo tornati qui a Consigli non richiesti live, che è un vecchio format, che però come le cose vecchie prima o poi ritornano, e oggi per la prima volta abbiamo un ospite d'eccezione. Prima di raccontarvelo, prima di spiegarvi chi è, dov'è, ve lo faccio vedere. Ecco a voi Pelati e Fumetti. Ciao Umberto, come va? Ciao, sei come Marco. Perché? Vai via e non torni più. Ah, che colpo basso. Però posso dire che in questo modo possiamo soltanto migliorare. Adesso partiamo con queste battute. Vero, e sì. Poi man mano si migliora. Però diciamo chi sei. Adesso io, per i pochi che non lo sanno, perché mi stanno vedendo in live tre persone, quindi per quelle due... Sono 13. Ah, sono 13. Allora, per gli 11 che ti conoscono, io parlo agli altri due. Chi è... Ma mi conosce anche Bram Stoker. Ah, Bram Stoker, grandissimo. Bram Stoker è l'unica persona che non manca mai. Cioè, ci sono mia madre e Bram Stoker, cioè, come io me lo ricordo Bram Stoker, l'avevo già visto un sacco di volte, per cui dovrebbe ricordarsi. Davvero? Sì. Anche da te viene? No. Però ah, okay. L'ho incrociato tante volte. Ah, tu dici lo scrittore? Sì, è lui. No, su altri canali live. Ah, no, questa cosa qua mi riempie però di... Cioè, io pensavo di essere l'unico, pensavo di essere il solo. Bram, che cosa mi... Ma cosa mi dici mai? Ma magari è un omonimo, però no, secondo me... Non può essere omonimo, perché banalmente, come tu sai, i nick sono univoci. Magari è Bram Stoker, trattino basso, 90, Bram Stoker... Cioè, sai. Ne parleremo in privato, in separata sede con lui, per capire veramente... Adesso faremo terapia di coppia, perché è stato il mio unico follower serio e non voglio che mi tradisca così. Comunque... Ciao, c'è anche la mamma di Fregat. Ciao mamma, fortuna che hai scoperto il computer. Ma in tutto questo, tu sei uno dei pochi recensori di fumetti che c'è sul web coraggiosi, perché quello che mi piace di te è che tu non le mandi a dire. Cioè, mi fa piacere che tu, quando c'è da dare bastonate anche le case editrici grosse, gliele dai, perché ricordiamoci le polemiche che ci sono state, che io giustamente io sono dalla parte tua e quindi non sto qui a fare quello che indica e poi si nasconde la mano, dell'aumento degli spillati della Panini. Sei stato uno dei pochi che ci ha messo la faccia dicendo: ma com'è possibile che da 3 euro a 5 euro fu un brutto momento per il fumetto italiano da edicola, però in compenso le edicole stanno morendo, per cui dici stanno morendo, in realtà si stanno trasformando. C'è stata l'ultima notizia di oggi: Lupo Alberto da questo mese non uscirà più in edicola, ma uscirà soltanto o via digitale o in spedizione o in abbonamento. Questo lo sapevo anch'io, però io già sapevo che l'aveva vista brutta un paio d'anni fa Lupo Alberto, però più che edicole... Però le edicole... Se dico, io vedo le mie qua... Cioè, non so tu qua attorno cosa vedi. No, qua attorno, io voglio dire che te abitiamo nella stessa strada. Adesso non vorrei dire qua attorno cosa vedi. Allora, verso la stazione ce ne sono un certo numero. Da qua al centro stanno chiudendo tutte. Tu dici tipo quella in Piazza Piola? Perché c'è un edicolo in Piola? Sì, c'era un edicolo in Piola. Nella tua via? Non dire qual è la mia via, magari. Non dico la tua via, io dico la tua via, la saprei, no, qual è. Non è più un edicolo da anni, credo. Davvero? Sì. Io mi dai colpa al cuore. Però, perché adesso raccontiamo come siamo conosciuti. Cioè, io a un certo punto ti ho scritto su WhatsApp. Ti ho scritto su WhatsApp e ho detto: ciao Umberto, ho scritto un fumetto, ti va di parlarne? E tu mi hai risposto. Ma chi sei? Come hai il mio numero? Dove l'ha trovato? Perché giustamente, in teoria, il mio telefono era privato. E invece Facebook aveva deciso di collegarlo a se stesso, così. Tu dici che è stato Facebook o sei stato... No, era Facebook. Cioè, non è che sono stato io a sbagliarmi. È che Facebook ha detto, tipo, collega il tuo profilo qualcosa a... E ha collegato esattamente il numero di telefono mettendolo pubblico. Questa cosa non era segnata, però. C'è un amico tuo che dice che se chi ha il tuo numero, se visto che ho il tuo numero, posso sentirlo, sì, su Telegram. Mod. Ah, ok, mi fa un po' paura questa cosa. Ma la cosa divertente è che era
sulla pagina Facebook di Pelati e Fumetti c'era il tasto contattami, cliccavi sopra e finisci sul suo WhatsApp. Io pensavo fosse un WhatsApp, sai, no? Business, no? No, no, era il mio telefono. Immagino che tu avessi due telefoni, due numeri, sai come... E poi gli ho detto, senti, ti posso mandare il volume? E tu, per pietà, visto che ti avevo avvertito di questa cosa, perché ti ho salvato, chissà quanti psicopatici, quanti Jeffrey Dahmer, no? Scriverti. Mi hai detto la tua via, dove mandare il pacco, io ho detto, ma scusami, io sono la via a fianco, e te l'ho portato a mano, eh? Fu molto bello. Che bello. Tra l'altro in mezzo al Covid, perché era proprio tipo il 2020. Ah no, mi ricordo che è sceso con la mascherina, tutto bardato. Che bello. Sì, avevo la tuta Azimat. Mi ricordo ancora la tua maglietta. Era la maglietta di Godzilla. Oh, giapponese. Beh, cioè, momenti belli. Sì. Adesso do i colpi ai microfoni così da creare suspense. Ma in tutto questo, carissimo Umberto, mi dica. Ma adesso, per chi non ci può vedere, perché questa puntata poi ovviamente finisce in podcast, il podcast ovviamente si chiama Consiglio Richiesti, ti chiedo un consiglio e uno sconsiglio, perché una cosa che mi interessa a me, invece di fare domande del cavolo, ma qual è il tuo film preferito, oppure come ti vedi fra 5 anni, o quelle robe lì, bello, dove vai, con chi vai, mi viene da chiederti un'opera che non hai mai avuto la possibilità di consigliare sul tuo canale, oppure che ne so, che ci tieni particolarmente a consigliarci di vedere, anche di nicchia. Qual è? Allora, premetto che è stata una scelta complessa, perché non parlare di fumetti per me è difficile, perché purtroppo è una passione monografica, direi, totalizzante, e ho delle difficoltà a estrarne. Però ce l'ho fatta, ci ho pensato e mi è venuto in mente un film che trovo particolarmente attuale nel periodo generale in cui stiamo vivendo, cioè gli ultimi 20-30 anni. Film del 2006 di Mike Judge, Idiocracy. Un capolavoro assoluto e fondamentalmente un'opera di preistoria, lo definirei, perché è esattamente dove andremo fra qualche decennio, secolo, centinaio. La trama più o meno, perché io... è uno di quei film che l'ho sempre beccato su TV8. Sai, TV8 che a un certo punto becca un film e te lo fa per 2 settimane, te lo fa vedere la sera, il pomeriggio, la mattina, e allora io mi sento tipo talmente attaccato che mi nascondo. Mi raccontami un po' la trama. Allora, Idiocracy è un capolavoro. Allora, inizia con una spiegazione che però non ti dirò. O meglio, no, te la dirò. Praticamente parte da un postulato. E le persone intelligenti non si riproducono più. Le persone meno intelligenti tendono a riprodursi un sacco. A cosa porterà questa per il genere umano? Infatti si vede proprio tutta la storia di tizio X americano, Illy Billy, che ha 6 mogli con 13 figli. Tipo Cletus The Simpson. Più o meno, ma nel senso che tipo lui si mette con una, poi contemporaneamente va a letto con sua sorella, con la sua zia, e quindi fa un sacco di figli. E poi ci sono tipo questi due che si pensano, lui è professore universitario, lei è avvocato, adesso non mi ricordo con precisione, ma... E ovviamente all'inizio non possono ancora fare figli perché non sono sistemati al 100% e non hanno esattamente la possibilità economica per potergli assicurare un futuro, quindi aspettano un po' di anni. Poi quando arrivano all'età giusta, però è lui e lei, però in quel momento c'ha quell'esame che deve fare, poi lui invece... Poi lui muore, però ha congelato gli ovuli nel caso che effettivamente, e alla fine non fanno 0 figli. Quindi tu dici questo... che si riproducono, insomma, soltanto gli stupidi. Quindi esatto. È una cosa alla, come posso dire, Darwin al contrario. Esatto, perché Darwin non dice che è l'intelligenza a riprodursi, dice che è il più adatto a riprodursi. Quindi non è detto che il più intelligente sia più adatto a sopravvivere, almeno nel breve periodo. Poi nel lungo. Comunque la storia praticamente funziona così. Il protagonista del film a un certo punto è un militare che è l'uomo medio. È proprio lui, è l'uomo medio. Tutti i suoi valori sono medi, quoziente intellettivo, capacità fisica, tutto medio. Lo scelgono l'esercito americano per un esperimento per surgelarlo un mese. Una sorta di criogenia per vedere se riescono a fare questa cosa. Sì, tipo, però lì erano puniti. No, lui viene scelto per questo esperimento, dovrebbe essere tipo congelato per adesso, non mi ricordo, un anno, un mese. E insieme a lui congelano anche una tizia presa a caso perché non trovano nessuno da congelare insieme a lui. Il problema è che appena lo congelano c'è un casino a livello militare, per cui tipo il generale viene sospeso perché aveva rubato. Quindi il progetto viene dimenticato e lui si ritrova
congelato fondamentalmente per 500 anni. Non vuole dire, ma non c'era qualche parente, qualcuno, la zia, dice, ma questo è un grondorno no, a casa. Non c'è nessuno lui. E poi comunque doveva rimanere blu, e quindi lui per 500 anni rimane congelato, perché tutti si dimenticano che c'è questo progetto attivo. Finché la grande valanga di rifiuti del 2500 qualcosa spacca il muro dove del laboratorio, e loro due finiscono fuori con le loro capsule e escono in questa civiltà che è un po' cambiata, nel senso che fondamentalmente gli esseri umani sono diventati completamente scemi e hanno comunque una civiltà evoluta a loro modo, ma che dove tutto ha smesso di funzionare, per cui il presidente è un wrestler porno attore famosissimo per questo, al cinema fanno vedere soltanto dei culi come film. Cioè, aspetta, ma poi per esempio e quindi tipo non c'è la scuola, non c'è, ci sono gli ospedali? Sì, c'è la scuola, però è anche la scuola piano piano è crollata sempre di più di livello, e già la scuola americana, se tu pensi che è tutta a crocette, puoi immaginare come... No, mi faceva ridere il fatto che la scuola americana, quella pubblica, ti sparano addosso, qui la scuola pubblica ci sta. Gli ospedali ci sono, però i medici non sanno praticamente quello che fanno, ti dicono sì, prendi medicina, ti fanno un'iniezione. E tutto è... Ma così. Quindi aspetta, Idiocracy allora è un film comico o è un drammatico? Film comico, no, okay. È un film comico di base, okay. Però è parecchio satirico, a livello che durante l'elezione di Trump negli Stati Uniti c'erano il regista e lui che avevano fatto dichiarazioni basandosi sul film, e anche proteste in America in cui c'erano apparsi i cartelli tipo ma Idiocracy doveva essere solo un film, non un documentario. Quindi è uno di quei film che non, cioè, dico, sono cacati in pochi, ma che adesso sì, è tornato di moda, perché bano mano che sia di moda non lo so, però io trovo che sia veramente, a parte che è super divertente, è fatto molto bene, ma poi ha questa cosa che ti fa pensare un po' nel fatto che... Ma chi è il protagonista? Il protagonista, gli attori ci sono, aspetta che me li guardo, perché sinceramente io i nomi non me li ricordo mai. È Luke Wilson. Che non ho uno dei fratelli Wilson, quello con mascellone. Ah sì, è vero che è uno dei fratelli Wilson. Sì, è quello, quello con la faccia un po' più... Sì, quello che fa sempre la parte del fidanzato sfigato che le piglia sempre. Sì, mi ricordo quel film con la mia pazza ex ragazza, non so se la ricordi, che era super eroina, c'era... Sì, mi sa che era lui. C'era Uma Thurman che faceva, se non sbaglio, che faceva la super eroina e si fidanzava con lui. Poi lui lo voleva rompere e lei, girata di scatole, gli spaccava la casa. La mia super ex ragazza. Sì. La mia super ex ragazza. Mi ricordo perché sono andato al cinema con una che mi piaceva, e questa qui, quando sono uscito, non ha cambiato idea su di me. E quindi, niente, lo ricordo come una grande debacle. Non lo consiglierei mai. Però è divertente. Ci sta. Invece, cos'è che sconsigli? Qual è l'opera che invece ti fa schifo? Cioè, nel senso che però, per molti, cioè quello che ti ho detto io è che per molti è un'opera fantastica, ma tu... Ce ne sono tante, in realtà. Io sono molto controcorrente, perché però ti dirò quella più di moda in questo momento, visto che è appena arrivata in versione anime su Crunchyroll. Ho capito. Chainsaw Man. Non ti piace? Mamma mia, quanto odio Chainsaw Man come manga. E io sono un fan dell'autore di Chainsaw Man. Il suo Fire Punch... Trovo che sia un fumetto bellissimo, scritto benissimo e tra l'altro anche disegnato benino, perché quanto lui non sia proprio il maestro assoluto della matita. Però fa delle ottime scene, l'azione la sa girare bene, cioè nel senso la sa mettere in scena bene l'azione. Quando vuole farlo la sa mettere bene in azione. Secondo me Chainsaw Man è un progetto che è nato, secondo me, molto molto strano. Cioè lui ha voluto, dato che l'ha pubblicato su Shonen Jump... Scusami prima di iniziare a continuare, sì, visto che molti che ascoltano il podcast non sono molto esperti, qual è la trama di Chainsaw Man? La trama di Chainsaw Man fondamentalmente è un ragazzino sfortunato che deve ripagare un debito terribile. Cosa fa? Uccide i demoni inizialmente, come una sorta di taglia, per capirsi. E ha un piccolo demone con lui, che è una sorta di cagnolino motosega. È un mondo in cui ci sono questi demoni. Tipo Pikachu, è proprio tenerello. È tenerello. E anche qua c'è una cosa da dire, tra l'altro, sul discorso del Pikachu tenerello. Comunque, iniziamo con la trama. Di per sé lui deve fare questa cosa, e poi a un certo punto si trasforma in questo uomo motosega, cioè Chainsaw Man, per sconfiggere gli altri demoni cattivi. Però è tutto molto complesso. Ora,
partiamo dal Pikachu che tenerello. Il Pikachu tenerello te lo sbattono in copertina nel primo numero, e nel primo numero è l'ultima volta che tu lo vedi, fondamentalmente. È vero. Fino praticamente alla fine. Quando non è spoiler, però a un certo punto si intuisce che loro si fondono e diventano Chainsaw Man. Cioè, e te lo dice proprio il titolo del volume. Sì, e tu dici, ma... Ok, no, non torna mai più. Quindi, ma... No, io ho letto sui primi due numeri, però non è che non torna più, però ogni tanto nei flashback, tipo, io sì, ti voglio ogni bene. Tanto appare, però è proprio così. Cioè... E il problema di Chainsaw Man, fondamentalmente, è che lui l'ha fatto, secondo me, come una sorta di critica allo shonen, però utilizzando tutti gli stereotipi più shonen possibili, tra cui il fatto che il protagonista, la sua motivazione per fare qualsiasi cosa è fondamentalmente avere dei rapporti con la protagonista femminile del fumetto. Sì, una roba molto, molto cringe. Che io sono quelle robe che trovo abbastanza... soprattutto quando vengono spiattellate così, ma perché lui è quell'autore lì, perché se fosse stato l'autore anonimo che mi fa il fumetto un po' ecci, dici vabbè, è il solito fumetto un po' ecci, chi se ne frega. Invece no, perché Fujimoto è un autore che ha delle grosse capacità. Tu hai letto Fire Punch? Io non l'ho mai letto. Sì, come si differenzia da Chainsaw? Perché quello funziona e l'altro no? Fire Punch è molto molto particolare, molto molto drammatico, e in più ha questo gioco per cui alla fine di ogni volume sembra quasi che ribalti totalmente la situazione e il genere del fumetto. Per cui di volume in volume c'è una costante evoluzione e cambiamento del tema portante della serie, che però funziona molto bene e anche a volte estraniante come cosa. Però ha questo approccio molto autoriale al lavoro. Mi ricorda, sai chi? Edgar Wright, non so se hai mai visto la trilogia del Cornetto. Sì. Sono tre film che partono in un modo e poi finiscono in un altro. Tipo la Labbra dei Morti Dementi inizia come un film romantico e poi diventa un film di zombie a tutti gli effetti. Poi c'era Hot Fuzz, che parte come film un noir, tipo divertente, e poi diventa esattamente il film d'azione che veniva preso per il culo durante tutto il film. E poi c'è uno, secondo me, dei più plot twist più belli di sempre, che è La fine del mondo, che parte come buddy movie alla tipo, non dico la Porky's, ma siamo lì, e poi diventa fantascienza pura. Cioè, è quello, è tipo così Fire Punch. Sì, adesso non proprio, però nel senso che lui proprio cambia proprio genere da un volumetto all'altro, nel senso che magari il primo sembra più un'avventura, poi tende a cambiare proprio tema e diventa una roba metafumettistica, poi cambia ancora, un casino. Poi dovrei andarmelo a rivedere per fare andrebbe fatta un'analisi. Ma è ancora trovabile? Cioè, quanti numeri sono? Dovrebbe riuscire in cofanetto, in realtà. Mi sembra che Star Comics lo abbia riannunciato come riproposta direttamente in cofanetto, se non mi ricordo male. Per cui penso che non erano tanti numeri, quanti sono? Saranno... Ma una decina, mi pare 10. Potrebbe essere 9. Secondo me sono rimasti in magazzino e fatto top. Li ha tutti insieme, così evitate che... ma erano esauriti e li ha ristampati. Per cui... ok. Perché non ristampo Soil, che sono fermato perché Chainsaw Man è un grande successo, e quindi sicuramente la gente si vuole leggere anche quello. Infatti adesso hanno pubblicato le sue short stories. No, quelle le ho prese, devo ancora leggere. Però la cosa che mi fa arrabbiare come un arrabbiato è che ci sta Happy, che è di Urasawa, che ho trovato in un mercatino i primi quattro numeri. Mi sono preso benissimo, perché non so se tu l'hai mai letto Happy di Urasawa. Certo, è il suo unico? Lo vedo lì. Ci li hai tutti i numeri? Maledetto. Cosa? Ti invito a leggerlo se vuoi. Ah, ok, grazie, perché mi sono preso benissimo con la storia, perché per la prima volta era una storia leggera di Urasawa, ed è strano vederlo in quelle vesti, nelle vesti del classico, come si chiama? Non so come definire questo genere. È uno spokon alla fine. Sì, è uno spokon a sfondo anche vagamente, non dico romantico, però ci sono un po' di anche relazioni comunque tra i personaggi molto... ce l'ho Yakuza. Commedia. Se chi non lo conosce, c'è questa storia di questa ragazza che è diventata tipo una specie di mamma per i suoi fratelli, perché il padre è scappato creando un sacco di debiti e lei deve un sacco di debiti alla mafia. Per fortuna, in qualche maniera, lei è bravissima a giocare a tennis, e in qualche maniera la tizia che la odia a morte, non mi ricordo per quale motivo, l'ho letto tanto tempo fa, la fa partecipare a dei tornei, ma visto che la odia a morte la vuole fare diventare brava, ma fino a un certo punto, tant'è che li metterà i bastoni tra le ruote verso la finale, e gli mette come maestro un Weinstein qualunque.
Sì, però da tipo un pazzo, tipo un alcolizzato, un po' sì, tipico poi in queste robe. Ma tu lo sai perché nei fumetti giapponesi c'è il maestro maniaco? Me ne sono accorto mentre studiavo, sto scrivendo un fumetto su Miyamoto Musashi. Sì. Allora mi sono andato a leggere il suo libro, I Cinque Anelli. Leggendo il libro ho scoperto che Miyamoto Musashi come personaggio si metteva i kimoni di velluto, perché così se si sporcava si vedeva di meno, si lavava soltanto a pezzi. E poi per battere gli avversari, perché Miyamoto Musashi, per chi non lo sa, è stato il più grande samurai della storia. Lui ha fatto tipo 60 incontri, non ha mai perso uno, ma siamo pareggiato. E per affrontare gli avversari lui andava o in ritardo o in anticipo, oppure li faceva incacchiare, che ne so, diceva, urlava il nome dell'attacco prima di farlo, così da fare innervosire l'avversario, tipo alabarda spaziale. Ed è per questo che poi i giapponesi, io credo, abbiano iniziato ad annunciare i colpi. Ma in tutto questo lui era un tipo, era come Pio Amedeo in giro a Immigratis, andava in giro e fa, uè ciao, vuoi vedere il mio fodero? Era una persona come personaggio orripilante, e credo da cui tutti hanno preso, anche tipo la faccenda delle due spade. Lui è stato l'uomo che ha creato la tecnica delle due spade, eccetera, però è stato il grande maestro per molti. Quindi io credo che la leggenda del maestro maniaco, tutto pazzo ma che però riesce a essere il migliore, secondo me è pensata Miyamoto, perché poi Miyamoto ha scritto il libro dei Cinque Anelli, ha scritto che sono i Cinque Anelli, sono tipo le cinque basi per diventare un grande samurai, e quindi mi fa strano vedere un personaggio talmente idolatrato, perché poi io non l'ho letto quello dell'autore di Slam Dunk, come si chiama? Neanche io l'ho letto, perché non sono quelle cose che non compri, perché tanto sai che, a parte che non finirà mai, ma a parte quello non si trova, cioè ci sono sempre i numeri esauriti, quindi o lo stavi comprando mentre usciva e allora ce l'hai tutto. Infatti quello che dico io, perché a posto di fare ogni volta una versione di Dragon Ball diversa, perché Dragon Ball Star è Vagabond e Panini, ma il problema è che non vende così tanto. Devo spezzare un'arancia a favore di Star, più o meno le cose le ristampano sempre. Adesso meno, ma grazie, non sappiamo perché. Non è proprio il momento. No. Sì, ma manca e costa un sacco, per cui ovviamente in questo momento tendono a dare la priorità alle cose nuove che alle ristampe, perché ovviamente vendono meno. Quindi o esce una cosa o manca qualcosa di veramente importante e allora te lo ristampano, oppure no, perché ovviamente costa ristampare e quindi preferiscono fare le robe nuove. Come qua dicono che il 28 arriva il cofanetto di Fire Punch a 48 euro. Perché c'è Luca. Io andrò a Lucca, io faccio come tipo Pio Amedeo, vado dai tizi di Lucca e vado con il passautore e faccio, allora, quanto costa? Sperando che mi facciano uno sconto. Poi vengo anch'io, che quelli di Star mi amano particolarmente. Non mi Davvero? Hanno taggato nella foto quando ero con Kirio. Cioè, non ti hanno taggato? Ho dovuto segnarglielo e poi mi hanno taggato. Ho fatto la storia con... E visto che gli amici di Star si sono dimenticati di taggarmi, mi taggo io. Secondo me l'hanno fatto perché così tu li notavi, capito? Senpai, notami. No, è perché gli avevo fatto notare che la confezione... Cioè, avevo fatto il post sul fatto che la confezione limited fighissima di One Piece sembrava una confezione da pizza. E infatti me l'ha fatto notare il tizio di Star Comics quando ero a Torino. Mi ha detto, ma vedi, così con questo non potrai dirci che sembra. Ma scusami, l'hanno portato a Napoli. Ha fatto, sento la pizza, il tipo, io pensavo fosse voluto, scusami, adesso non vorrei sembrare... Io ho fatto la storia apposta, ci ho proprio messo dentro la pizza, ho fatto notare che cosa ha fatto l'immagine con Ruffy e la pizza. E quindi ho detto, ma è evidente, e poi l'ho aperto e c'era dentro una pizza. Sai che io pensavo fosse veramente un cartone di pizza tipo non tipo riadattato? Vedi che ma guarda che lo credi solo per grazie a me, sono io che faccio tendenza. Vedi, è perché non sapendo. È il problema di influencing. È che ti sto vicino, mi influenzo, come il Covid. Tu mi hai mandato le... Fra un po' inizierò anch'io a fare i post contro Panini, anche se l'ho sempre fatto, però. Perché ho ucciso Di Spillati? Io li adoravo, posso dire. Io sono belli cartonati, ma non si può passare da cartonato... Cioè, i ragazzotti che vogliono iniziare a leggere fumetti, che c'è quattro soldi. Sono un sacco di soldi, cioè, io non lo so, della gente ha 16 anni, spende 200 euro al mese in fumetti, 200 euro a volte a settimana. Sì, mi hanno dato i nonni, spendo, compro 16 omnibus. No, io mi ricordo che dovevo scegliere tra Coca-Cola per 3 giorni no e prendermi Dragon Ball quindicinale in edicola. Vedi perché io bevo solo acqua liscia? Vedi?
Infatti io non bevo Coca-Cola appunto per prendermi Dragon Ball e vedere quando moriva Vegeta, perché adesso posso tranquillamente dire, tanto non ci sta Gianluca Iacono qua in giro. Io il personaggio di Vegeta l'ho sempre odiato. Povero, sai che mi piace più di Dragon Ball? Krillin? Perché no. No. Qual è il peggiore? Grande, grande. Adesso non possiamo vederlo, perché per chi lo sta ascoltando in differita, ma sta mostrando un Vegeta in versione Super Saiyan blu. Che fa la mossa, che tipo, che mossa sta facendo? Non lo so, sta facendo solo così. Qual è il personaggio più sfigato di Dragon Ball, che però resta sempre affascinante da vedere? Io non lo so, ce ne sono talmente tanti. Non so, il piccolo Goku sulla macchina che prende la patente, quello è l'episodio assolutamente peggiore secondo me. Anche Bulma Rana però non era male. Bulma Rana? Scusami, tu mi stai raccontando che in Dragon Ball c'è un episodio in cui Bulma diventa nell'anime quando durante la squadra Ginyu, il capo della squadra Ginyu si trasferisce nel corpo di Goku, semplicemente a un certo punto Goku poi torna nel suo corpo. Nel manga. Perché nel manga lui finiva in una rana, giusto? Ecco, nell'anime a un certo punto la rana riesce a scambiarsi corpo con Bulma. Siccome dovevano fare un po' di episodi in più perché erano troppo vicini alla pubblicazione. Scusami. E quindi ci sono almeno uno o due episodi in cui ci sono le avventure di Bulma rana. E cosa fanno in due episodi su Namek che non c'era nessuno? Non mi ricordo, però era tipo nuotava, scappava dai pesci grossi. Ah no, perché noi seguivamo Bulma, non seguivamo, seguivamo Bulma nel corpo della rana, ma poi non seguivamo... anche lui ovviamente nel corpo di Bulma faceva qualcosa, adesso non mi ricordo perché fortunatamente non li vedo da un bel po' di tempo quegli episodi, ma c'erano. Hanno fatto bene, tu sai che dopo che è uscito Dragon Ball, per i fan di Dragon Ball non sanno che Dragon Ball è come una telenovela. Cioè ogni volta che sta per succedere qualcosa l'episodio finisce e rispetto al prossimo episodio dove loro cazzeggiano tutto il tempo e poi succede un pezzettino. Poi stanno 2 ore e mezza con le braccia alzate, stanno lì un po'. Infatti quello mi sono sempre chiesto io, perché in Dragon Ball stanno lì con le braccia alzate e il cattivo non spara un raggio missile? Perché io dico, cioè vogliono distruggere il mondo ma con l'educazione. Aspetta, facciamogli tirare il colpo a lui, prima ho fatto io. Sembrano, sai, quei JRPG che stanno lì che si carica l'energia, che finché non tocca il tuo turno non puoi picchiare. Ma perché l'anime di Dragon Ball, che purtroppo è troppo lungo. Ma infatti dopo sai che è uscito Dragon Ball Kai, che era una versione di Dragon Ball senza i filler, che poi in Italia non è mai uscita perché altrimenti Mediaset fa, scusami, abbiamo 400 episodi, che facciamo, ne compriamo una che ce ne ha di meno? Oddio, bisogna dire che si potrebbe anche fare, fai tutta quella normale, poi fai la Kai, poi rifai quella normale, poi fai la Kai... Un'ottima idea. Però, per me. Nell'ottica di a noi, cioè abbiamo quella normale, rifacciamo quella normale di nuovo, ma sì, chi se ne frega? Non la paghi, così tra l'altro, cioè non devi ripagare un altro. Esatto, serie. Esatto. Molto però meglio. Era assurdo, come io ho sempre odiato questa cosa qui degli anime che devono sempre inseguire il fumetto. Infatti, ma infatti è una cosa che non si fa più. No, One Piece lo fa, mi pare, giusto? One Piece lo fa perché One Piece è in onda dal 98. È vero, cioè, no, da di più e forse. Sono tipo 90, sì, più o meno adesso, però forse anche non mi ricordo quando è iniziato One Piece con sicurezza. Vediamo. Io mi ricordo che il primo numero di One Piece, io ero andato alle scuole medie e l'ho visto in edicola, era la terza media, io leggo One Piece dalla terza media, spero di arrivare a poter vedere come va a finire, perché ormai, non lo so, non mi fido più di niente. Allora, cioè, io dopo dal che 97, Kentaro Miura... Sì. Dal 97 esiste. Dal 97. Ricordo ancora la recensione... serie animata dal 99. Che però, nel senso, posso dire, tu che ne pensi? Allora, per, ovviamente, chi non lo conosce, One Piece è il fumetto più venduto della storia dei manga e racconta di una ciurma di pirati che devono trovare questo tesoro chiamato One Piece. Soltanto che questo tesoro chiamato One Piece a un certo punto nella storia, secondo me, un po' sono dimenticati. Perché adesso no. Diciamo che la trama è il diventare re dei pirati, cioè One Piece non ne parlano mai. Ma per diventare re dei pirati devi conquistare il One Piece. Cioè, ma se nessuno sa che cos'è, come fai a dirlo? Non è che puoi andare al bar. Perché devi arrivare sull'ultima isola dove c'era. Il One Piece è questo. Però. Come fai a dirlo? È perché tutti sapranno che sei arrivato sull'isola finale globale dove c'è il volo One Piece. Tu probabilmente è il viaggio e l'amicizia, però fa niente. Sì, io sono non credo. Sono in pari con l'Italia. Ah, sei in pari con l'Italia? Sì, non leggo le cose in giapponese perché non mi piace leggere i fumetti in mano e non mi piace star lì a guardarmi sullo schermo. Per cui. Non hai paura degli spoiler? Zero. Cioè, tu cosa ne pensi degli spoiler? Cioè, gli spoiler No, a me non piacciono gli spoiler, ma io non sono uno che sta tutto il giorno su internet a cercare cose. Cioè io preferisco però non è che per forza cercare cosa, a volte tu stai per i cazzi tuoi,
Ma sì, ma non è... allora, su One Piece a me, anche se mi dici, che cazzo ne so, mi dici, ah, nel prossimo numero, a parte che non mi ricordo i nomi, per cui già farmi gli spoiler su One Piece, che ci sono 65.000 personaggi, è difficile. Però anche se mi dici, ah, nel prossimo episodio muore, non lo so, Sanji, uno della ciurma. Tanto ora che arriva in Italia è passato un anno e mezzo, non mi ricordo più. Per cui non mi rompe di più al cinema, ad esempio. A me sui fumetti lo spoiler mi dà relativamente fastidio. Qua dicono che One Piece sarà una cosa tangibile, non sarà l'amicizia, dicono nei commenti. Detto Oda, ma Oda ha detto anche che One Piece finiva dopo 5 anni, 10 anni fa. Per cui. Ma Oda, secondo me, vota 5 stelle, come dicono. No, solo 2 mandati. No, ma quello era il mandato zero e non vale. Non vale. Quindi in realtà... No, ma sono 5 anni, ma 5 anni da cane, quindi... 70. 25 umani, no, ma sì. quello che dico io è che secondo me tu credi che lui stia un attimo navigando a vista, che non sa più che cacchio fare, perché io penso che lui sia un attimo incartato. No, allora capiamoci una cosa: tutti i mangaka navigano a vista di base, cioè la figura del mangaka che ha tutta la storia in mente quando inizia a fare il manga non esiste. Io non dico tutta la storia, ma almeno all'inizio alla fine uno sa dove vuole andare a parare. Ma all'inizio alla fine ce l'ha, però ovviamente poi negli anni ha aumentato enormemente la quantità di cose in mezzo. Però l'idea lui ce l'ha, secondo me. Poi, cioè questa cosa è normale, che alla fine debba comunque inventarsi. Ma perché funzionano così i manga? Cioè i manga vuol dire avere, non è come da noi, che tu scrivi il tuo fumetto di 96 pagine o di... E quindi... comunichi, ovviamente c'hai l'editor, c'hai quello che vuoi, ma fai il tuo lavoro. In Giappone no, tu fai 20 pagine a settimana e quelle 20 pagine ogni settimana tu le discuti col tuo editor, che ti dice no, guarda, secondo me questa cosa qua non funziona, cambia la storia, e a seconda di come è andato il fumetto la settimana lì, tu poi fai andare a giri il fumetto in quel senso lì. Cioè, scrivere in Giappone è così. Infatti la maggior parte dei mangaka, no, come adesso magari la gente non lo sa, però molti, tipo Rumiko Takahashi, che molti di voi lo conoscono, ma conoscono l'autrice perché è l'autrice di Ranma, di Lamu, di Maisoki Koku, che qua in Italia per noi boomer era Cara Dolce Kyoko, se non sbaglio, sì. Lei ha raccontato la sua giornata tipo è lavorare tutto il giorno e dormire 5 ore, perché a differenza dell'America, dove esce un issue, cioè un numero di 22 pagine a colori una volta al mese, la stessa identica cosa i giapponesi la fanno una volta a settimana. Sì, e in più in America non è nemmeno la stessa persona, perché generalmente tu hai in America hai quasi sempre scrittore e disegnatore, e non è che il disegnatore poi fa 20 numeri di seguito, spesso ne fa 5, poi uno lo salta, poi ne fa 6 una volta. Oggi addirittura fanno proprio 5 numeri li fai tu, poi 5 numeri li fa l'altro disegnatore, poi 5 numeri torna al disegnatore quello di prima, per cui sono un bel po' più rilassati da questo. Diciamo che è un po' come il calcio, no? Il bello del fumetto americano è questo: loro hanno i cicli. Sì. Ci arriva un disegnatore e uno sceneggiatore, che fa lo sceneggiatore, fa un po' l'allenatore. A volte c'è soltanto un disegnatore, oppure ce n'è uno simbolo, il suo attaccante, poi ce n'è uno che quando deve riposare l'altro lo fa andare, però dopo 2-3 anni quello che doveva dire lo dice e va via. La critica che fanno ai fumetti americani è che non finiscono mai. Secondo me in realtà finiscono sempre, perché qui arriva, racconta la sua storia e poi se ne va. Poi i personaggi sono delle maschere, c'è qualcuno che vuole prendere le storie vecchie, le usa, chi le nuove, e tu puoi tornare a leggerti l'Uomo Ragno anche se sono passati 10 anni e più o meno di raccapezzi, se è entrato nel classico starting point, cioè quando entra il nuovo autore. Sì. In Giappone invece la cosa brutta è che molto spesso un autore è costretto a fare un'opera per 25 anni. Quello che ti chiedo, secondo te, e molti lo dicono, e non lo, a Somobuta non mi permetterei mai di chiederglielo, e infatti questo documento è meglio che lo affronto con te, e se mai venisse qua a Somobuta gli chiederò qualcos'altro, perché non voglio inimicarmelo. Cioè, guarda, se vuoi ci sono già inimicato io col sommo, perché... Davvero? Come fai? No, in realtà, no, ma è un po' un dissing costante sul guardare i fumetti in live, perché io sono molto contro, lui è molto pro, e quindi c'è cioè questo, però in realtà non è che ci sta bene. In realtà non lo conosco, non ci ho mai parlato dal vivo, anche perché sta a Londra, però c'è questa maretta, diciamo, a livello No, quando se lo becchi dal vivo è un super patato. Io l'ho beccato al Comic Con, ma tanto adesso vedo che lo stanno iniziando a invitare molto più spesso, quindi adesso è andato al Palermo, mi pare. Sicuramente, adesso non so se è Lucca, ma sicuramente al prossimo Comic Con andrà, perché conoscendo gli organizzatori, quando c'è l'Area Japan chiamano sempre i pezzi da 90. Però quello che mi chiedo io è,
secondo te One Piece sta reggendo bene la prova del tempo? Cioè, ci ha avuto dei cali? Ha avuto un calo? C'è stata una parabola? Allora, una sinusoide? Calo, secondo me no. Ammetto che sinceramente negli anni io faccio molta più fatica ad assorbirlo, forse. Vuoi perché Oda è diventato sempre più complicato nei disegni? Io trovo che non ci stia più nel Tankobon One Piece, ad esempio. Cioè, le tavole sono diventate talmente complesse e incasinate con mille personaggini sempre più piccoli che tu nel formato Tankobon serie non si capisce più niente spesso. No, io ho visto che c'erano a volte pagine da 19 vignette, sì. Sì, sì, a parte che si piega un sacco a leggerlo, quello bisogna dirlo, non è certo il manga che dici lo leggo in 5 minuti e ho finito tutto. No, One Piece la sua mezz'ora almeno te la dura, anche di più a volte. E a livello di trama continua a piacermi, anche se effettivamente se prendiamo l' ultima saga arrivata in Italia, che è quella di del paese di Wano. Effettivamente, secondo me, esagera. Cioè, in Wano ci sono, contemporaneamente, ci sono 10-15 battaglie. Io faccio fatica. Poi, a 4 mesi di distanza, un episodio dall'altro, un volumetto dall'altro, 2-3 mesi, adesso dipende dai periodi, si fa un po' fatica a tenere conto. Però a me continua a piacere, sinceramente, lo trovo comunque godibile. Ammetto che quando era un attimino più semplice, forse lo preferivo. Però è comunque affascinante, nel senso che lui più semplice, tu intendi che una volta aveva uno stile, posso dire, mi piaceva il disegno di Yoda perché era molto cartunesco, i primi numeri, sì. Era bello rotondo. Poi secondo me il fatto che non credo che lui sia diventato più complesso il disegno, io penso che abbia iniziato a non voler lasciare indietro nessuno. Le vignette di Yoda sembrano classici, sono 4, sono di 12 personaggi e sembra qua che dicono accipicchia, hai visto, è arrivato il nuovo nemico, oibò. Cioè, sono sempre una fila di facciamoli parlare tutti, che io credo che se facesse morire un po' di personaggi, ma non vorrei fare il The Walking Dead, tipo il Game of Thrones della situazione, ma svoltisce un po', cioè, Puoi anche tenerteli, ma basta non tenerli tutti al centro. È quello. Cioè, la necessità di far combattere Nami, cioè, davvero? O Aso, ma anche Asop, o il tipo Chopper. Sì, che c'è sta cosa qui, alla Cavaliere dello Zodiaco, che adesso, a proposito, sì. Cavaliere dello Zodiaco esce la nuova edizione a Lucca Comics, con Cavaliere dello Zodiaco, che c'è sta cosa qui del, allora ragazzi, combattiamo così, tu che sei più scarso combatti con il più scarso di loro, io che sono quello medio combatto con quello medio, tu mi raccomando Pegasus, tu combatti con quello forte, ovviamente gli incontri andranno in ordine decrescente, va bene? No, in ordine crescente, cioè hanno questo galateo degli shonen, infatti un'opera che a me piace un sacco, che per fortuna è uscita da, cioè all'inizio era uscita da questo brutto meccanismo che secondo me sta imprigionando One Piece, perché con le vendite che c'ha One Piece l'autore potrebbe fare il cavolo che vuole, se è il fumetto più venduto, ma sperimenta, fai per una volta far combattere a quello più forte uno, cioè mescola un po' le carte, prova, cioè nel senso, a sto punto tanto vale, io spero che col finale caghi fuori dal vaso, io spero che il finale faccia incazzare, perché almeno se non lo fa One Piece chi lo fa? Se arriva. Oppure faccio un bel finale, adesso non voglio dire, mi viene in mente Shaman King, ma lasciamo perdere. Andiamo a dormire! Cioè, adesso, ragazzi, io non lo voglio dire il finale, però non è un finale. Questo era il finale della prima versione, poi l'hanno cambiato. Il finale della prima versione era letteralmente, bene, stiamo per affrontare l'ultima battaglia, andiamo a dormire! E finiva così. Poi c'erano le cosine extra dopo, ma il fumetto finiva così, questa era la fine. Che è molto diverso, vorrei un attimo dirlo, a quelli che, qua non faccio spoiler perché l'opera va letta, a quelli che sono lamentati del finale di Slam Dunk. Il finale di Slam Dunk è fantastico, bellissimo. Quindi ci sono modi per troncare una storia e dargli un senso. Però, un'opera che secondo me era riuscita ad arginare il canone dello shonen, che per chi non lo sa, shonen è un fumetto per ragazzi, perché ci sono le riviste giapponesi shonen più nome della rivista che pubblicano questi fumetti e sanno che sulle riviste stanno fumetti per ragazzi, questa è la verità, per quando ne possono dire altri youtuber. Comunque ogni fatto a polemica è puramente casuale, ma il problema è che c'era One Punch Man, che era nato veramente scardinando queste cose. E poi non so perché cazzo le è successo a One Punch. È un seinen, One Punch Man. Eh? È un seinen. Cos'è successo? È successo che lui ha scritto la sua cosa. Dopodiché
evidentemente non poteva andare avanti oltre, perché che cazzo gli fai fare di più dopo dover arrivato ad essere bello il fumetto. Quindi cosa ha fatto? Ha continuato a fare nuovi scontri, rendendo tutto un po' meno ridicolo e un pochino più serio e un po' più battle classico, che non è neanche brutto, perché è un battle molto divertente, però non è più il fumetto che era prima. Sì, ma perché la cosa bella è che non c'erano livelli di forza, era lui che era fortissimo. Adesso, per cercare di incastrarlo e in qualche maniera far crescere il personaggio, perché il personaggio, per chi non sa, il fumetto è talmente forte One Punch Man che sconfigge tutti con un pugno solo, e questa è la figata. Solo che come fai a far crescere, far evolvere un personaggio così? Ti inventi una roba tipo le classifiche dei supereroi, dove lui tipo Paperino è sfortunato e poi c'è il Gastone della situazione che, non facendo niente, si piglia tipo super mega in classifica, che poi ti fa capire più o meno come sarebbe in classifica il signor One Punch Man, se no, cioè Saitama, il nome del personaggio, se non fosse talmente sfigato che quando fa una roba non c'è mai nessuno che lo vede, un po' come tipo, che ne so, Detective Conan, dove lo fa il tizio, il bambino Conan, e l'ispettore capo, che non capisce una sega, si piglia tutti i meriti e sta diventando tipo il più grande detective della storia, che sembra un cliché alla giapponese, che sembra, no, è sempre. Ah, okay. Cioè, i cliché del Giappone sono tre: il protagonista deve sempre affrontare quello più forte, quindi ha una serie di comprimari che hanno il loro livello di forza e il loro livello di nemico, il fatto che deve crescere in qualche maniera, quindi deve avere un power up, cioè non può essere forte uguale tutta la storia, oppure tipo nel calcio, e poi c'è il terzo, anzi anche se in realtà Slam Dunk questa cosa qui riesce a farla, cioè il protagonista di Slam Dunk non è più forte e non, cioè non è più il migliore di tutti. La terza cosa è che non può fare sesso, cioè il protagonista di uno shonen, per qualche strano motivo, se una ragazza ci prova con lui o palmetta Goku o a, nel senso, o è una, come si chiama, Divina Concezione, o in qualche, no, modo Goku si è sposato, però non si ha mai fuori da matrimonio, sesso fuori da matrimonio, okay. Fuori da matrimonio. Anche Vegeta si è sposato, cioè nel senso, si è sposato, cioè, non so, io penso che sia sposato, perché sicuramente col cavolo che Bulma, tu credi che Bulma bla bla, no, però facci caso, Bulma secondo me una coppia, sì, vera e propria, eh? Bulma secondo me anche fuori dal matrimonio, ma tu lo sai perché tipo Bulma si è messa con Vegeta in Dragon Ball Super? L'unica vera, tutti a parlare di teorie del Super Saiyan, non me ne frega niente, io ho scoperto, e qui tiro fuori il mio personaggio preferito, il perché Bulma ha lasciato Yamcha. Perché Bulma ha lasciato Yamcha? Non è che Bulma ha lasciato Yamcha perché si è innamorata di Vegeta, Bulma ha lasciato Yamcha perché lei l'ha ripetutamente tradita, quindi Yamcha era un ciaddone e lei si è andata a consolare da Vegeta, e finalmente la verità è venuta fuori in Dragon Ball Super, ed era nei piani di Toriyama, era una di quelle robe che lui non ha mai detto. C'è una puntata, così mi hanno raccontato, io non l'ho voluta vedere perché ho paura che non sia così e quindi non mi voglio rovinare questa meravigliosa cosa, che c'è una puntata tutta dedicata a Yamcha, perché era il compleanno oppure un omaggio al doppiatore di Yamcha, tutta dedicata a lui, dove si scopre la verità. E poi si scopre che Yamcha in realtà non è così sfigato, ha fatto un sacco di soldi diventando un campione di baseball, quindi lui gioca a baseball, giusto, che poi adesso non so se lo sai, ma tu l'hai detto, Yamcha Gaiden, scusa, sì, Dragon Ball Gaiden, veramente bello, sì, quello in cui il tizio si reincarna in Yamcha. Adesso do un consiglio io: se amate Dragon Ball e adorate Yamcha, c'è un fumetto, un manga, che è un solo numero, e basta e avanza, perché è bellissimo per questo, dove c'è un lettore di Dragon Ball che cade dalle scale, va in coma e si rincarna in Yamcha all'inizio di Dragon Ball. Solo che lui, conoscendo la storia di Dragon Ball, sa le cose da fare per evitare di fare una brutta fine, quindi vediamo Yamcha prendere le decisioni giuste per evitare di diventare tipo il personaggio più debole, e lo vediamo proprio scontrarsi con i grandi. Ed è fantastico, veramente bello. Ma tu ne conosci qualche altra opera del genere? Tipo opere che prendono un fumetto e te lo fanno vedere da un altro punto di vista e da un'altra chiave di lettura? Un po' la Cobra Kai. Boh, così su due piedi, sai che non mi viene in mente niente.
avevo letto sul sito Panini che c'era una versione di City Hunter così, di quella cacchiata. Sì, c'è un'edizione di City Hunter che tipo, però non è proprio così, è tipo ambientata in un mondo parallelo in cui certe cose sono andate in un modo diverso. No, quello è Angel Art, che dici tu. Un altro ancora, dici? C'è un altro ancora, dove c'è uno che si rincarna nel mondo di City Hunter, da quello che ho capito io. Non la conosco, può essere, però... Cioè, che poi è il classico cosa dell'isekai, questa roba, però qui è riutilizzata per farli, invece di farli incarnare in mondi fantasy, in mondi dei fumetti. Però, adesso ti faccio una domanda. L'isekai, per chi non lo sa, è un genere giapponese dove il protagonista finisce ad avere un avatar o finire in un mondo fantasy e quindi è un estraneo in un mondo nuovo. Di solito è, che ne so, in un mondo virtuale tipo Sword Art Online... O in altre cose, non sono grande fan. Io lo dico subito: non no, mi piace. No, se vanno in un mondo virtuale, non è un isekai. Davvero? Non è un isekai. Sword Art Online tecnicamente non è un isekai. Lui non va in un altro mondo. E lui mica muore e viene su un altro mondo. L'isekai deve tecnicamente... il dolore fisico. Cioè, no, può anche non morire, però deve finire in un altro mondo. Tecnicamente, gli isekai vecchi erano tipo Reinhardt, era un isekai. Reinhardt, quello delle tre tipe. Sì, sì, delle clamp, giusto? Delle classi, e quello tecnicamente è un isekai, anche se non è un isekai moderno. Gli isekai moderni attualmente sono più o meno, funzionano tutti con il protagonista viene ucciso o finisce sotto un pullman, o spesso tipo aiuta qualcuno ma viene accoltellato, quindi muore nel nostro mondo e si reincarna in un altro mondo. Questo è proprio un isekai. Poi ovviamente ci sono tutte le cose che sono un po' isekai, ad esempio quelli dove finiscono indietro nel tempo. Sto leggendo uno di recente in cui c'è una tizia che finisce nell'epoca Edo, tipo, non era l'epoca, comunque nel passato del Giappone, così, finisce nel passato del Giappone e fondamentalmente rivoluziona l'agricoltura ai tempi di Oda Nobunaga, e quindi diventa intima con Oda Nobunaga. A me piaceva tanto un'opera che si chiama Roma Terme, cioè, dove c'è questo bellissimo qui che si va a fare i bagni. Terme Roma. Si va a fare il bagno nel bagno giapponese e si catapulta nella Roma dei gladiatori. No, è il contrario, lui è un ah, ok, l'avevo visto il film. È il contrario del film. No, io ho visto il film, quindi ho visto tempo fa, è un film, non l'ho letto il fumetto, quindi no, non ricordo. Lui è un gladiatore, cioè un gladiatore, è uno che costruisce terme a Roma e per qualche motivo ogni volta che va a farsi il bagno tipo perde conoscenza e si risveglia in un bagno giapponese e quindi inizia a ispirarsi al bagno giapponese per cambiare quelle che erano le terme romane e inserire nuove tecnologie più avanzate, ovviamente a suo io modo. C'è una memoria di merda, posso dirti che e tra l'altro l'autrice ha fatto la stessa cosa di nuovo usando più o meno lo stesso espediente con Olympia Kyklos, che è ambientato sulle Olimpiadi, e quindi c'è un tizio greco che continua a finire, ogni volta che gli succede qualcosa si infila in questo, tipo in un otare, c'è un temporale, e finisce alle Olimpiadi di Tokyo. Perché? Ma devo dire che forse c'è qualche problema nell'acqua. Qua mi dicono che City Hunter, dicono nei commenti, l'ultimo numero delle nuove edizioni ha le facce tagliate. Cioè tu mi stai dicendo che tutto il disegno poi a un certo punto sulle facce tagliate. Se vogliamo parlarne davvero? No, non vogliamo parlarne, voglio sapere se è vero oppure no. È se vero, il signor Ale Poz. Verissimo. È verissimo. Panini purtroppo, cioè il grafico Panini probabilmente invece di fare quello che avrebbe fatto un grafico, ovvero prendere l'intera immagine e poi dividerla a seconda di quanto occupava nelle varie costine, probabilmente l'ha fatto il lavoro in corso numero per numero, e quindi quando è arrivato all'ultimo numero mancava metà dell'immagine che andava fuori, quindi non l'ha messa, quindi nell'ultimo numero c'è una faccia tagliata. Perché se tu guardi l'edizione giapponese in ogni numero ha un personaggino in mezzo. Da noi vedi che il personaggino piano piano, per andare via dei numeri, si sposta. Umberto, scusami, ti fa rumore, mi dicono che non fa rumore il microfono, sento un po'... Bzz, bzz, bzz. Hai fatto un colpaccio. Io non capivo se ero io, infatti stavo sentendo un attimo le cuffie. Riprova un po'. Adesso è perfetto, non si sente nulla. Capita. Ah, ok, no, quindi dicevi, quindi hanno fatto un disegno enorme e si sono accorti dopo che non c'entrava. No, è perché quella è la copertina giapponese, cioè hanno preso l'originale giapponese come modello, e la copertina è quasi uguale, solo che l'hanno adattata numero per numero, quindi non so come hanno fatto. Comunque, rispetto all'originale giapponese, se tu vai online e cerchi quella giapponese,
vedi che tutti i personaggi sono centrati e che finisce con la faccia completa. Vedi quella italiana, vedi che non è centrata, piano piano si sposta sempre di più l'immagine andando avanti con i volumi e alla fine manca un pezzo. Minchia che... Cioè, qualcuno... Io spero e che la risposta stacca... ufficiale è stata... Eh no, ma i giapponesi ci hanno autorizzato, quindi va bene. Cioè, io posso dirti, è la stessa cosa che dicono quando... Non so se conosci Miyazaki, un regista molto rispettato, no? Sì, è esattamente la stessa cosa. Dico, no, lui è d'accordo che non si capisca niente. Okay. Grazie, non parlano italiano, gli fai vedere l'edizione italiana e loro dicono, oh, bello, molto bello. Sì. Soprattutto se poi dire... prendi un giapponese che parla un pochino italiano, gli fai vedere una versione in cui parlano italiano con le tecniche, con le sintassi e come parlerebbe un giapponese, ti dice, molto, si capisce tutto, bello. Ma tu lo sai che in realtà ai tempi in cui adesso io questa cosa qui non la capisco tanto, perché molti che l'hanno attaccata sta roba adesso sono diventati grandi amiconi e fanno le live. È una roba che, non lo so, io non voglio dire niente, però no, nel mulino che vorrei queste cose non ci sarebbero state, però... E io non voglio essere cattivo e non voglio dire cose di cui potrei pentirmi, ma il concetto è, per fare l'adattatore di film tu dovresti avere quantomeno studiato e avere un diploma di qualcosa che attesti che tu effettivamente quelle cose le sai, secondo me. No, più che altro, secondo me dovrebbe esserci la deontologia professionale. Il concetto è, se tu sei diventato l'adattatore dei film Ghibli perché eri molto attivo su un forum, forse c'è qualche problema. Tutto qua. Perché questo il motivo è questo. Ma quindi... la cosa assurda è che ci sono fan di questa cosa qui. Ci sono fan, perché io quando sono andato a Lucca nel 2019, che proiettavano, o 2020, non ricordo, mi sa 2019 non c'era ancora il Covid, che proiettavano un film, io mi ero messo al cinema a Lucca, seduto sulla poltrona, ad aspettare una mia amica, Jenny Ferrari, con cui ho realizzato anche un fumetto che spero uscirà a breve, aspettavo lei che uscisse per andare a mangiare assieme. Mentre aspettavo, a un certo punto è uscito, perché nella proiezione c'era anche questa personalità, questo adattatore, si è seduto e aveva una fila di persone con il DVD e io sono andato lì dicendo, ah, 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 dai, veramente fate autografi? No, meraviglia. Quindi ho detto, ma se c'è veramente un mercato per quel tipo di cosa, quello che direi io è, fate le due versioni. Io dico, la versione per le persone normali, che adorano i film e non vogliono essere film di giapponesi, ci sta, Io, a me piace i film. Ma su certe cose io ci può anche stare. Cioè, un adattamento un po' più particolare, soprattutto se fai una roba ambientata nel medio, come poteva essere la fanciulla splendente, insomma, quella della bambina che arriva dalla luna. Lì ci sta, sono personaggi comunque del Giappone medievale, diciamo, classico, epoca medievale. Ci sta che parlano magari in un modo un po' diverso, ma quando tu fai della gente che è alla Tokyo moderna e si esprime con termini che in italiano si rifanno all'Italia degli anni 40, forse c'è qualcosa che non funziona. Più che altro è la struttura grammaticale, dimmi quello che vuoi, a volte non ha... Cioè, il problema è che se tu stai lì a pensare cosa hanno detto, esci dal film. Perché è andato via via peggiorando. Se tu guardi le cose, ha iniziato facendo un po' e poi è andato sempre più su. Perché? Perché chi commissionava i film non gli ha mai detto niente. E lui ha dichiarato che lui non lavora per gli... Cioè, lui non adatta i film. No, per però io dico che lui c'è adatta gente... i film per la sua idea. Il problema è che c'è gente che apprezza questa cosa qui. Tant'è che adesso Belle, non so se hai visto l'ultimo film di Osoda. No, non l'ho visto. Se lo vedi, ha un modo... Carlo Sid, grande Carlo Sid... Mitico disegnatore, anzi fra un po' uscirà una roba che abbiamo fatto assieme per Romina Falconi, quindi tenete d'occhio, ma è uscito Belle, sono andato al cinema e anche lì dicevo, ma come parlano questi? Ma come parla? Sentivo Mannini Moretti, no? E a un certo punto ho detto, sarà lui, lui o non è lui? Come dire. Ci sono gli emuli. Adesso stanno uscendo gli emuli e c'è gente che lo apprezza questa cosa, per questo io dico, ma se c'è una scuola di pensiero, fate due versioni, cioè che se ma lo non pagassero mai loro. Due versioni costa. No, se lo pagassero loro, tu vuoi la versione simil giapponese e lo paghi 40 euro in più Blu-ray, noi ci pigliamo il Blu-ray da 15 euro e si fanno due, cioè. Anzi così c'è più lavoro, c'è doppiaggio per tutti i film giapponesi. Facciamo una a Roma e una a Milano, così esatto. Facciamo doppio, ragazzi. Facciamo girare l'economia. A voi vi piace? Io sono contento che a voi vi piace un tipo di adattamento. Facciamone due, siamo tutti contenti. E i doppiatori lavorano il doppio. E finalmente li potremo vedere, tipo più doppiatori. Perché
lavorando il doppio non possono fare tutto loro, quindi si darebbe più possibilità ai giovani di entrare nel mondo del doppiaggio. Per un mondo migliore, vero, facciamo due adattamenti, ragazzi. Questa è la verità. La verità è finalmente che l'Italia deve iniziare a investire sui film, sui doppiatori. Sì, vedi come basta poco per mettere d'accordo tutti, basta cacciare i soldi. Così facile. Ma in tutto questo poi gli isekai, mica mi hai detto ti piacciono o non ti piace questo? Io adoro gli isekai, io sono un grande divoratore di isekai, anche se ammetto che sono una cosa terrificante a livello di qualità e... però a me non c'è un isekai bello a parte quello della clan. Ci sono gli isekai carini, però gli isekai capolavori, oh mio Dio, se non leggi questo isekai, no, secondo me non ci sono, cioè non esiste di questo genere un capolavoro. Ma probabilmente esiste, io non lo conosco. Beh, tu adesso, allora, molti ci sono delle cose piacevoli, però alla fine rimangono sempre delle robe in cui alla fine sono giusto dei divertimenti, non sono... Voglio l'anime di Marte Bianco, bello, molto bello. Salutiamo Marco Albiero, ciao Marco Albiero, ti vogliamo bene, adesso mi manderà 2 o 3 audio in cui... Ah, beh... Questa è una domanda molto interessante. Ale Poz chiede al signor Umberto, io non mi voglio mettere neanche in mezzo in queste cose qua perché è troppo intricato. Non lo so, è complicato perché... La domanda davvero... è, la Divina Commedia può considerarsi capolavoro e must del genere isekai? Come rispondi? Non lo so perché dovremmo capire se si può considerare un altro mondo quello che comunque è l'inferno terrestre e paradiso e purgatorio. Alla fine è sempre il nostro universo, però, per cui è difficile, bisognerebbe interpellare... Scusami, ma tu, dei... ma, no, ma tu mi hai detto che il tempo vale, la tizia che va indietro nel tempo... No, il tempo in realtà non vale, anche quello è un... Ah, ok, perché qui, per esempio, è la domanda è di Stonehenge 81... Stonehenge 81 chiede, io dico le domande, sono didascalico perché poi questa roba qui va anche sul podcast, certo. Inuyasha... che è un capolavoro di Rumiko Takahashi, dove una ragazza finisce in un pozzo e finisce nel mondo Edo, quindi nel Giappone feudale, ci sono i demoni. Inuyasha, lo consideriamo un isekai? In realtà no, perché isekai vuol dire proprio altro mondo, e effettivamente Inuyasha viaggia nel tempo, per cui non è un altro mondo. Hai capito. Vabbè, allora c'è un isekai che ci consigli? È uno che dice, madonna, piuttosto che vedere quell'isekai lì muoio. Vita da slime. Vita da slime, com'è? Cioè, la slime è bellissimo. Lui muore, no, meglio, lui è un classico, beh, come tutti i protagonisti di isekai più o meno, è una persona sulla trentina che però nella vita non ha raggiunto i suoi obiettivi ed è un po' triste, un po' deluso, però un giorno esce con il suo collega sul lavoro più giovane che si è appena ovviamente fidanzato con la ragazza più bella dell'ufficio. Ma classico. In quel momento arriva un crudele famigerato tipico giapponese che corre con un'arma puntata e lui cosa fa? Si mette in mezzo e li salva, però muore, sente una voce che gli parla e si risveglia non capendo più niente perché non vede niente attorno a sé, non riesce a sentire niente, però poi piano piano riesce comunque a muoversi, a fare cose e scopre di essere rinato in uno slime. C'è uno slime. Come uno slime? Tipico aspetta. Dei Monster Fantasy. Cioè, in che senso? È partito uno un slime. Po'? No, è partita no. Siri. Ah, ok, no. Non dire... Ah, no, perché c'ho anche... io non c'ho Siri, io c'ho l'altra, come si chiama? L'altra. Non ma diciamo. L'altra è che quella riconosce la voce, ma non ho detto... No, ma la domanda... cioè, in che senso uno slime? Cioè, lui è un tipo slime. Lo slime è un fantasma? Beh, no, lo slime tipico dei fantasy. Ah, tipo, quello lì ha formato la creatura gambe. Di... Esatto, quello. È presente quello di classico di Dragon Quest, la classica bolletta La gocciolina blu. Fatta di slime, esatto. Senza braccia, senza gambe, senza bella. Neanche la bocca. Lui si risveglia così. Lui non ha neanche gli occhi, non può... Infatti all'inizio non può nemmeno vedere. Cioè lui non vede niente, è uno slime. È uno slime. E lui inizia a muoversi, fa cose, inizia a trovare delle robe, inizia ad assorbirle, scopre che può assorbirle, finché non riesce a sviluppare una sorta di... Forse prima uccide un pipistrello e quindi assume l'ecolocalizzazione, perché tutto quello che lui divora riesce ad assumerne le capacità. Minchia, va nerfato subito, è troppo forte così. Ma lui è super forte perché quasi sempre i protagonisti degli isekai iniziano la loro avventura overpowered. Ah, perché così da far vedere sempre... che, tipo, che figata che sono. È uno dei motivi per cui alla fine difficilmente sono dei capolavori. Possiamo dire che l'isekai l'aveva descritto bene i Pooh nella canzone Uomini Soli, quando dicono perché in un mondo falso è un uomo vero? Esatto. Dio delle città. Possiamo dire che i Pooh erano fan degli isekai. I Pooh erano fan degli isekai, sì.
e funziona così, lui quindi diventa... Ma è una roba breve, come fai ad andare avanti con una storia così? No, no, va avanti un sacco. Davvero? Perché ovviamente all'inizio lui è nella caverna al buio, poi inizia a diventare sempre più forte, poi trova un drago e diventano amici, però il drago è lì bloccato e quindi lui si mangia il drago, che però rimane vivo dentro di lui e riesce a uscire dalla caverna e poi riesce a creare la sua nazione di mostri nella foresta in cui è. E va avanti un casino. Cioè lui crea proprio popolazione. Poi assume anche forma umana andando avanti. Ma è finito in Giappone? C'è un finale? O no, no, stiamo... non lo so se è finito in Giappone. Ovviamente allora, la 90% degli isekai tra l'altro sono adattamenti da novel giapponese. Cioè proprio da libro? Sì, sì. Perché in Giappone va fortissimo la light novel. Spesso in digitale anche. Scusami, da ignorante, una light novel, la definizione qual è? Come la distinguiamo da un libro normale? Ah, oh, non l'ho mai capito. Probabilmente il discorso è che hanno poche pagine, credo. E generalmente hanno delle illustrazioni poche. Ah, le light novel sono quelle robe lì che tu dici, cazzo, c'è un nuovo fumetto di One Piece. Vado ad aprire, è tipo narrato, no? Cioè, no. Sono proprio romanzini, però sì. Sono generalmente di non tantissime pagine. Quindi 120, e infatti, sembrano quei cacchi di volumetti, saranno 80 pagine, saranno. Sì, e cioè, generalmente c'è due o tre illustrazioni, oppure c'è l'illustrazione a ogni inizio di capitolo, e il resto è testo, cioè è un romanzo. Cavolo, che figata, cioè nel senso... E in Giappone ce ne sono una marea. Light, anche da noi secondo me, perché sono leggeri. Secondo me è per quello, è proprio perché non sono dei libroni. Cioè non è mai, la light novel non è mai un libro di 800 pagine tipo Martin. Ok, Martin che ancora ci sta aspettando, ma tu lo sai che Martin aveva fatto la stessa trama in un volume di Sì, Salvation Run, non so se l'hai mai letto. Oddio, Salvation Run mi sa che l'ho letto, però non mi ricordo niente. Sono tre volumi dove ci sono Sì, ma ce l'ho. È scritto da Martin il soggetto. Sì, mi ricordo. Ed è esattamente quello che Game of Thrones, ci sono i regni di Joker, il regno di Doc Savage, il regno di Luke Cage, di Luke Cage, non mi ricordo Lex nulla Luthor. Perché chi non l'ha mai visto Salvation Run, se siete fan di Game of Thrones dovete acquistare Salvation Run, che è il soggetto di Martin, che poi si è rotto il cacchio anche lì, però i buoni non ci sono più e i cattivi si stanno spartendo il mondo e ovviamente i cattivi che cosa fanno? Gli accordi? No, iniziano a litigare e quindi vi beccate. Pensavo ai matrimoni incestuosi, invece no, strano. E invece no, anche perché il Joker, io non ho mai capito, ma il Joker ha pulsioni sessuali come personaggio, io non ho mai dipende da chi lo scrive. Joker è tutto e niente. Io non ho ancora letto i tre Joker, questa cosa qui finalmente viene spiegata. No. Non lo legge il Joker e l'ho comprato ormai, cioè, l'ho comprato tutto. Lascialo lì, è bello, è carino, ma è in versione tra tre numerini brutti. O è uscito il volume adesso? No, io ho preso il volume perché d'ora in poi mi sono rotto il cacchio di prendere il volume di 7,90€ e dopo tre mesi esce il volume figo. Io voglio il volume figo. Io li compro in inglese ultimamente. Però l'ultimo che ho preso, l'unico che ho completo, credo sia Dannato. Ce l'ho qua. Ah, com'è questo Dannato? Ah, quello di dove c'è il pisello di Batman, giusto? Sì. Che fu censurato, non so per quale motivo. Adesso chissà se si vede. No, non credo che si vedrà. Era quello. Sì, mi sa. Sì, è che all'inizio lui sta cambiando e si vedeva. Perché adesso esce la versione in bianco e nero, Luca. Gigante. Ah. Magari si vede. No, ma in America è stato censurato e quindi è stato però qui in bianco, però qui in bianco e nero, per cui non c'è il colore che lo copre. Ah, vedi. Qua dicono che la differenza, che le light novel probabilmente sono quelle seriali. La stessa differenza che c'è. Vabbè, anche... Sbagliatissimo, odiato del graphic novel. La graphic novel, volume unico, cazzata, e invece c'è il fumetto seriale. Anche i libri di Martin sono seriali, o i libri di Terry Brooks, faceva tutte le cose in almeno tre volumi, per cui per 72 volumi totali, tra l'altro. Cosa? Aspetta, chi è sto Brooks? Scusi, io non sono molto fan del fantasy. La spada di Shannara. Io ho visto una puntata della serie e mi è sembrata una roba terribile. La serie era terribile. No, la saga di Shannara era bello, poi c'è qualsiasi cosa di Shannara ormai, per cui... Cioè, è una serie di libri di 72 libri? No, non so quanti sono in realtà, però almeno una 25-30 secondo me sì. Allora faccio la stessa domanda però che dico di One Piece. Funzionava a cicli, regge. Non era tutto unito, cioè... Ah, a cicli. C'erano, i primi tre erano molto separati, per cui erano proprio tipo ambientati con protagonisti diversi della stessa famiglia che... Da lì in poi mi sembra che erano tutte saghe di 3-4 libri, però non sono conseguenti. Cioè, c'è questa saga,
poi magari passano 20 anni e ce n'è un'altra, poi magari ne passano altri 10, 100 e ce n'è un'altra ancora, poi c'è quello ambientato 150 anni prima, insomma è tutto così, non è un unico racconto. Sai cosa mi ricorda? Adesso sto per dire una serie a fumetti che io amo, io, ed è grande fan anche Giorgia Meloni, parlo delle bizzarre avventure di Jojo. Pensavo Capitan Harlock. Io odio questa cosa qui, allora io non sembra, perché mi vedete così pacioccone, io ho fatto Jeet Kune Do e ce l'avevamo vicino casa, io e te, Jeet Kune Do, e ho scoperto lì che Harlock, nella palestra dove da veri uomini, Capitan Harlock era diventato un simbolo di estrema destra. Ma è giusto, perché... ma scusami, come può un pirata anarchico che lotta contro un oscuro regime terrestre fatto fondamentalmente di neofascisti non essere un eroe dell'estrema destra? Perché tu ragioni troppo. Si veste di nero e ai teschi, si sono d'accordo. No, non è neanche quello. No. Un capitano tutto nero, dice la sigla. Okay, se non è quello. Se non è quello. Se non è quello. Sono fermati lì. Ma che bella la sigla. Se sono... Allora, com'è che Hitler ha apprezzato Nietzsche? Mica si leggeva i libri Hitler. È andato a vedersi un... Superuomo. È andato a vedersi Wagner. Ha visto la cavalcata delle Valchirie, che figata che è. Uno gli ha fatto guarda che è tratto da un libro, ma veramente. E lì si è appassionato, però. Secondo me è così, è la sigla che colpisce, cioè guarda che ti piglia la sigla, come Homer nella puntata in cui gli fanno il lavaggio del cervello, che provano a convincerlo con le idee. Homer, guarda che il leader è molto bravo, perché c'è questa puntata in cui Homer Simpson finisce in una setta. Tutti quanti vengono plagiati. Non me la ricordo quella della setta. Non l'ho mai visto. Sì, tipo i futuriani, non mi ricordo come si chiamano. Allora finisce questa setta e tutti quanti vengono traviati, tranne lui, che non riescono a traviarlo. Non ci arriva. No? I film, le cose, no, perché il leader è fantastico. Ah, vabbè, come ne foto a me? Tipo anche il cibo ipocalorico, lui se ne mangiava un sacco e non gli facevano niente. Finché non ha iniziato a fare na 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 leader, na 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 leader, e lui dice... iniziato a cantare anche lui e l'hanno convinto così. E quindi io penso che sia la musica, cioè il vero problema della destra è la musica, cioè dobbiamo togliere la musica ci sta portando al totalitarismo. Basta con la musica. Qua ci dicono avessiamo i Maneskin. Sì, i Maneskin sono un problema per la nostra democrazia. Sono d'accordo, abbasso Damiano. Infatti diventerà la setta deviata agli Homer. Qua devo dire che escono fuori grandi, grandi perle. No, beh, io adoro i Simpson, ma tu non sei grande fan, perché questa è una delle prime, cioè sono le classiche 10 stagioni. Non me la ricordo questo episodio. Se magari sì, sono talmente tanti episodi. Magari sarà non che l'ho io, visto, io ti dico, perché... io ho delle serie che sono proprio, come ti posso dire, le mie serie cuscinetto, che io riguardo ciclicamente perché... quando non ho voglia di impegnarmi, ho i miei flirt, no? Sai, tipo, ho questi miei flirt e mi riguardo sempre i Simpson oppure Futurama. E quindi, qual è la tua serie cuscinetto, per esempio? Il tuo flirt, che te lo rimetti giù? Io c'è talmente tanta roba, io mi rimetto e riguardo. Adesso ho riguardato tutto Gotham. Scusami. È di una bruttezza importante Gotham, però non avevo visto degli episodi e quindi me lo sono ricordato. Scusami, tu hai visto tutto Gotham, ma tu hai visto il tracollo Gotham? Perché non lo sa, è una serie che voleva essere un prequel di Batman, cioè cosa succedeva a Gotham City, no, quando non c'era un eroe pipistrello a lo è ufficialmente, tutti? Perché alla fine appare Batman. Alla fine sì, e c'è il commissario Gordon che lo fa il protagonista, uno dei protagonisti di OC. Ryan, quello che se tu gli chiedi che chi vuoi essere, dici qualsiasi cosa, persino il commissario Gordon. Però all'inizio era partita in maniera molto seria, ricordo, cercava di darsi un tono, no? Si è andata sempre più. Ma com'è che secondo te com'è che ha cagato fuori dal vaso? Io mi sono fermato perché lo trovavo noiosa. Ma perché hanno voluto esagerare in tutto, poi ne sono messi a tirare fuori il Joker, però poi non era il Joker, poi c'era il fratello gemello del Joker, che era il vero Joker. Poi la gente che moriva, poi non era morta, poi li riportavano in vita, poi... casino. È veramente brutta, ma... Ma com'è che secondo te uno showrunner, che colui che controlla che le serie non deraglino, è una figura mistica, misticheggiante, che controlla che gli sceneggiatori non facciano cazzate, ha fatto partire una serie come se fosse un crime? Perché io ricordo che quando lo vedevo io, la prima stagione, era il classico caso della settimana, sì. E poi c'era una trama
dove non si capiva se il commissario Gordon o no veniva fatto fuori dalla mafia, perché si era un po' inimicato la mafia e cose così. Ma era molto serio. Secondo me, banalmente, avranno visto gli ascolti che non erano magari quelli che volevano, avranno fatto dei sondaggi e gli hanno detto ma è il prequel di Batman, vogliamo i cattivi di Batman, e quindi hanno iniziato a metterci dentro tutto il possibile a caso. E poi c'erano dei cattivi anche interessanti, c'era il tizio... tutta la parte con la relazione d'amore fra il pinguino e l'enigmista, che tu dici, ma come cazzo mi è venuto? Scusami, un momento. A un certo punto che... si scopre che il pinguino è gay, così, ed è innamorato dell'enigmista. Ma perché? Così, a caso. Che però quindi finge di essere di starci anche lui, però forse poi si affeziona, però forse... Perché poi tutti lì sono sempre così, i personaggi sono tutti... cattivi, ma un po' buoni, ma cattivi, e poi devono tradirsi, e poi devono rifare pace, poi devono ritradirsi, tutto così. E poi va, remengo. Cioè anche, hanno tra l'altro c'è tipo anche una citazione a quella parte in cui c'è tipo c'è il terremoto e si isola Gotham City, c'è un'intera stagione che praticamente è così. Ah, come Terra di Nessuno, giusto? Sì, una saga di famosissima di Batman, è stata ripresa anche dal terzo film. Sì, e il modo in cui lo fanno praticamente è molto simile al film, perché fanno tipo bombardare i ponti. Ok. E quindi in mezzo rimangono tutti isolati e con fuori il governo. Okay. Ma chi è che ha fatto sto piano? Cioè, è sempre adesso Bane? Non mi ricordo. No, non credo fosse Bane. Bane mi sa che non c'è Bane. Non mi ricordo più. Ma era tutta una roba tra il pinguino, eccetera, che organizzavano ste robe. Ma a me mi sembra... Ho fatto bene a mollare. Un altro mi è capitato ogni tanto di vedere qualche puntata così a caso. Aspetta che qua devo un attimo fare una mossa a Kansas City, perché io da persona molto intelligente avevo staccato la presa. Per fortuna il computer, che è molto furbo, mi ha avvertito: Frank, stupido, attacca la corrente. Ma infatti una serie che era così, che io me l'ho preso molto bene a leggerla, e poi subito dopo al terzo numero è impazzita, è diventata il classico shonen, ci sono rimasto malissimo. Io sto per dirti, io ci sono rimasto così male, io pensavo fosse il seguito ideale di Yudi Lispetri, una serie che ho amato tantissimo, che era Bleach. Bleach all'inizio sembrava Yudi Lispetri, c'era lui che combatteva con i mostri, poi c'è il mostro che forse ha mangiato la madre, poi a un certo punto rapiscono la tizia amica sua e inizia il cavaliere dello Zodiaco. Che bello, io adoro Bleach, sono un mega fan. No, ma io, i primi sei numeri, era veramente molto diverso, no? Sì, un po' sì. Però era la classica premessa. Perché mi fa Bibi Bong? Cosa mi fa Bibi Bong? Cos'è Bibi Bong? Fa tudum. Non so cos'è. Vabbè. No, ma quindi tu adori Bleach normale, non trovi i combattimenti? Bleach è la storia di Poi è andato un po' a perdersi nei volumi dal 50 in poi, però... No, per chi non lo sa, Bleach è un fumetto molto famoso dove ci sono gli Shinigami, cioè i tipo, come li possiamo definire, gli Shinigami? Gli Dei della Morte. Dei della Morte. E quindi vanno in giro a recuperare le anime, adesso mi ricordo bene. Io questo sì, fondamentalmente si ammazzano i mostri cattivi e recuperano e aiutano le anime sperdute. Poi non so per quale motivo è diventato il tipo... Ma poi se non mi piaceva dei combattimenti è che se in Naruto i combattimenti, essendo dei ninja, erano molto strategici, quindi anche uno scarso, quello invece di Naruto a me, è che anche uno il più fetente poteva vincere usando l'intelligenza. C'era quello lì, come si chiamava, quello con le ombre? Shikimaru. Quello mi piaceva un sacco, che lo vedevo. Oppure che adesso c'era Rock Lee, un personaggio che... In quel non modo era debole, Rock Lee era molto molto forte. No, era debolissimo, perché c'aveva un handicap fortissimo, che era quello di non poter usare la magia. Però era perché... forte. Ma infatti si è visto che poi non sono dimenticati il personaggio. No, poi torna. Torna, io sono... Mi sono un attimo fermato adesso al tizio polpo, che è di zombie. Sì, Oh, sì. E gli zombie verso la fine, però mi ha un po' sfiancato Naruto. La cosa che dicevo sempre: se c'è un autore che ci lavora un sacco di anni, poi uff. Però il problema è che in Bleach invece i combattimenti erano un susseguirsi di io c'ho la spada più grossa e io c'ho più grossa ancora. Ma vanno visti in quel modo lì, secondo me. Io riesco a vedere le cose così. Io, ecco, su quello io non invecchio nei gusti, nel senso che a me gli shonen idioti a me continuano a divertire. Tu mi dai il cavaliere dello Zodiaco idiota? Beh, ma sì, è proprio
è lo shonen classico, la base pensato per i ragazzini, con personaggio sempre più forte che combatte nemici sempre più forti perché è più forte. Beh, ma tu l'epica che cercano di metterci la trovi divertente? Cioè, secondo te, domanda ti faccio, secondo te gli shonen, quelli come Bleach, si prendono sul serio? Oppure sei tu che ci trovi la chiave comica in questa cosa? No, si prendono sul serio in realtà, secondo me. Perché si prendono comunque, sul serio. Però in Giappone si prendono sul serio e contemporaneamente la battutina ce la mettono lo stesso, perché è la base di come funziona l'anime e il manga in generale. Cioè, il manga shonen, la battuta c'è sempre il personaggio che quando non sta combattendo fa il cretino. Nei Cavalieri dello Zodiaco, nel manga, c'era Seiya che tirava le scoregge all'inferno. Cioè, nell'Ade c'è la Seiya che iniziava a tirare le scoregge. Per i profani, per i come si chiama, come posso definirti? Sì, per i boomer Seiya e Pegasus, anche perché, per chi non lo sa, perché io ho come ascoltatori dai 34 ai 44, quindi sappiate che Cavalieri, non essendoci cavalli, non so perché li chiamano Cavalieri in Italia, in realtà nella versione originale i Cavalieri dello Zodiaco non erano santi, tant'è che nella sigla c'era: per diventare santi, per essere cavalieri. Cioè, chissà come mai in Italia, io non so, perché santo è santo. Poi ti fa, allora, se sei un ragazzino e ti dicono: ciao, questo è il santo di Santo Pegasus, la serie sulla chiesa, non funzionava tanto, dovevano usarlo, che poi in realtà è un saint, per cui dovevano usarlo all'inglese. Se lo usavano all'inglese era il saint di Pegasus, dice ok, saint, chissà cosa vuol dire, in realtà non lo sanno, non lo capiscono. La cosa mi fa ridere un sacco che in Cavaliere Zodiaco le armature sono di una sola, tipo, ma li vanno precise a tutti, perché mi faceva ridere che c'era Pegasus che combatteva all'inizio con questo gigantesco, un tizio alto 2 metri, per contendersi l'armatura di Pegasus, perché le armature non è che te le danno così per diritto, no? Non perché ti chiami Pegasus. No, perché ti chiami Pegasus, perché cioè, si chiama Pegasus, che coincidenza, è tua. No, devi vincere dei tornei, no? E allora Pegasus stava in Grecia e combatteva con questo tizio che era alto 2 metri e mezzo, e tu dici: Cassius. Ok, vince. Cassius, ti ricordi come si chiama? Acipigna. Lo Zodiaco per me è come la Bibbia. Ma quindi tu sei è il tuo manga preferito, possiamo dirlo? Ma sì, ma senza dubbio. Nonostante quei disegni bellissimi. Vabbè, a parte quello, cioè, com'è che se avessi vinto Cassius, l'armatura che andava benissimo, ma si adattano, sono abbastanza, sono questa cosa, si adatta davvero? In teoria sì, l'idea è quella. Poi poi tanto in realtà l'armatura, tu vedi quella, se uno pensa a quella del cartone animato, che era tutta completa, ma in realtà se guardi il manga, se c'era 2 braccialini nel metto, una roba che ti appoggiavi qua, era finita. Qua mi sa che c'è un tuo fans che ti dice: come si sente tradito? Che sarà Comic and Communicate? Community, grande capolavoro attuale, però è Cavaliere dello Zodiaco sempre nel cuore. Da ormai. Perché aspetta, per capolavoro attuale, perché? Perché è attuale. No, perché capolavoro, ovvio. È uno dei perché probabilmente è il manga più bello di questa generazione. Aspetta, non sto capendo se tu sei ironico o dici no, serio. sono serissimo, io adoro Komi. No, io non l'ho letto, mi sembra una, posso dirti da cattivo, una stronzata, me ne parli un attimo. È bellissimo Komi, è una roba per cuori delicati e sensibili come me. Vabbè, ma io mi commuovo a leggere Komi. Tu stai dicendo che non ho un cuore sensibile e delicato? Non so, idea, però io mi commuovo, nel senso che no, Komi è questa ragazza che non riesce a parlare perché è iper timida, però tutti la adorano come se fosse una dea, ma lei nemmeno se ne rende conto, e anzi pensa che la gente la tenga a distanza perché la odiano, mentre invece la cioè lei è così bella che la gente ha paura di lei, ma lei pensa, esatto, che hanno paura perché è una stronza. Esatto, e lei invece non riesce a comunicare perché è iper timida fin dall'infanzia, e tutta la sua famiglia è così, cioè anche suo padre è identico a lei, finché non incontra il protagonista maschile di quel momento, non ricordo il nome perché io non ho memoria, chiamiamolo Umberto, così come segna posto, Umberto, che è l'uomo medio. Ma medio, cioè lui è, perché questa è una particolarità, poi te la spiego, che è l'unico che si rende conto di questa cosa. Quindi nel primo episodio, a un certo punto, lei è tutta così che non sa cosa fare, lui inizia a scrivergli sulla lavagna e iniziano a comunicare così, e così nasce questa amicizia, e scopre che lei in realtà il suo grande sogno è avere 100 amici, e lui da quel momento lì cercherà di farle avere 100 amici. Ma che cosa carina, sembra una versione romantica di My Name is Earl.
Sì, è molto bello. Sì, se ci assomiglia, lui c'era la lista. Esatto. Sì. Oppure, se mi ricorda, la situazione di lui e di lei. Non so se l'hai mai letto. Anche, sì, sì. Che peccato che l'anime si ferma a metà. Sì, vabbè, Gainax. Gainax, per chi non lo sa, sappiamo tutti che ha creato quel capolavoro che a me, io posso dire che non mi piace, di Neon Genesis Evangelion, posso dirlo, non, spero non mi uccidete. Comunque qua dicono, c'è un messaggio per te, comunque un beh, mi hanno appena mandato su Telegram la foto di uno che è riuscito a vendere la Ultra Variant. Vabbè, la gente Kunga Nanki, no, limitata, no, ma quella la 400 euro per quella posso anche capirlo, il problema era che vendevano quella a 1000 a 100. Scusami, che cosa è successo? Cioè, sono uscite delle ultra variant di... Allora, aspetta, è complicato. Però stiamo aprendo mille parentesi, io te lo dico. Lo so, ma questo è il bello di quando chiacchieri. Allora, Togenanki, Panini non l'ha fatto uscire come tutti i fumetti normali venduto in edicola, così, col tuo fumetto. No, tutti i numeri di Togenanki sono contenuti in una busta sigillata, completamente oscurata. E all'interno tu puoi trovare l'edizione regolare in X copie, nessuno sa la tiratura, oppure la versione limitata a 1000 copie, o ancora la versione ultra limitata a 100 copie. Cioè tu non la puoi acquistare come facciano le fumetterie, tipo compra un tot volumi? Cioè, a caso? Comprare soltanto la cosa così. Quindi cosa si è scatenato? Un gratta e vinci. Ora, qual è il problema? Il primo è che Togenanki è un manga orribile. È stato tipo su Anime Click il manga meno giudicato il manga meno interessante tra tutti gli annunci della scorsa Lucca, credo fosse Lucca, e quindi Panini si è inventato questa cosa. Si ora qual è benissimo. Il problema che queste versioni variant, ok, io la versione 1 a 1000 posso anche capire che arriva a prezzi alti, 1 a 100, ma la versione 1 a 1000 ci sono dei pazzi, perché non voglio definirli in un modo meno più offensivo, che la stanno pagando su eBay oltre 100 euro per un fumetto che costa 5,20 euro, e per un fumetto brutto che costa 5,20 euro, perché tu non è la variant di One Piece è il mio fumetto preferito, voglio avere l'edizione limitata perché è fighissimo e voglio avere la versione rara, che... no, per un fumetto che non te ne frega niente, mamma, cioè scusami, io capisco che il mercato impazzisca, finché c'è qualcuno che la paga 400 euro dice che c'è 400 euro da buttare, cacchi loro. Quello che mi chiedo io, ma Panini perché ha fatto sta roba qui con le buste? Perché così ne vendeva, perché così ha finito tutta la tiratura in pochissimo su un manga che nessuno voleva leggere. Non lo so, allora io non voglio sembrare quello cattivo, da autore non posso neanche tanto espormi, diciamo le cose come stanno, però... una mossa commerciale così non posso essere d'accordo. Io l'adoro, io sì, io trovo che siamo stati dei geni, e secondo me il lettore manga medio si la merita. Perché se tu sei disposto a spendere 100 euro per fare la pesca della variant e sei convinto che la cosa ne valga la pena, secondo me ti meriti che la casa editrice ti sottoponga a questa cosa. Mamma mia. Cioè, tu c'è proprio la busta. Non puoi neanche fare tipo questo controluce per controllare che... No. Tu ne hai una? Ce l'ho, non so dov'è. Sì, ecco. E l'hai aperto? Ah, ok. Una busta... Sì. No, è uscita... Che versione ti è uscita a te? Normale, ovviamente. Ma io mi immagino... Adesso non voglio... Io ne ho presa una perché volevo comunque leggere il manga. Vediamo com'è il manga? Confermi che è brutto? Sì. Sembra Naruto, sembra la copia di Naruto uscita 20 anni dopo e non particolarmente interessante. Mi spiace, anche perché l'autore di Naruto ha provato a fare qualcosa di diverso da Naruto ed è stato cannato subito, come si chiama? Sì, Samurai 8, com'era? Era carino Samurai 8, però guarda, tanto non c'è Naruto, ma se uno ha l'ansia c'è ancora Boruto, per cui... No, io Boruto l'ho droppato. Perché non lo so per quale motivo, a un certo punto ho fatto, ma che cazzo sto comprando? Io non l'ho letto, sto finendo ancora Naruto. Poi ho detto, ma io veramente alla soglia dei 18 anni posso ancora leggere? Noi diciottenni dobbiamo darci un tono, effettivamente. Siamo fatti così, anche perché io adoro molto gli shonen, anzi, tutto fatto. Non vendo marchetta, io nella regia di Underdogs, la serie che uscirà a Lucca mia, e se sarà Lucca ovviamente ti sgancio una copia gratis, perché tu da influencer hai il diritto ad avere le copie gratis.
nella regia mi ispiro molto allo shonen, perché io penso che lo shonen, per quanto riguarda i combattimenti, la dinamicità della tavola, lo trovo ancora superiore sicuramente al comics americano, che nelle atmosfere, magari nella decompressione di alcune situazioni, tipo nel pre-battaglia è migliore, perché pre-battaglia nei fumetti manga non esiste, ci sono stati primi piani di gente che pensa adesso lo sconfiggerò, non c'è un racconto dietro, però quando si combatte è fantastico. Io penso che il modo in cui gestiscono la tavola è eccezionale in molti manga. Cioè io ricordo ancora Naruto, era fantastico perché capivi tutto e si menavano in 7-8, poi la trama è andato scemando, però è per questo che io odio Bleach, per il fatto del combattimento a spadoni. Nel comics non ci sono le battaglie quasi mai, cioè la maggior parte delle battaglie si risolvono in una tavola. C'è Batman che tira le cose, non c'è Batman che si picchia per 6 vignette con... Ma perché? Probabilmente è anche il modo di pubblicarli. Cioè, la maggior parte del fumetto americano non si può permettere di spendere 10 tavole a fare Batman che si picchia con i cosi del pinguino o del Joker per 7 tavole. Perché generalmente c'è la storia da raccontare. Ma no, comunque non sono d'accordo, perché non è quello, perché secondo me è proprio anche l'impostazione del combattimento, cioè lui dà i due pugni e sta a posto, invece se ci fosse... Ma è quello. Ma no, ma secondo... anche la messa in scena, io dico, anche con le due tavole, se tu le metti in scena in certa maniera, rendi più dinamico il combattimento, molto spesso Batman quando combatte ti annoia pure, cioè lo passi avanti, invece ci sono certi combattimenti, tipo, non so se tu hai letto mai We Three, Noi Tre di... Sì. Di Morris, io mi sono molto ispirato a quel volume, perché io sono uno di quei sceneggiatori pazzi, tu l'hai visto in Ramiro, che si mettono lì a decidere, cioè a fare l'impostazione della gabbia, cioè come la vignetta, cioè come la tavola viene divisa. Ti amerà tantissimo il disegnatore, immagino. No, mi ama tantissimo perché non deve fare un cacchio, nel senso, loro sono molto contenti, perché già io immagino come la scena, poi ovviamente se hanno da discutere, si discute, però già avere uno sceneggiatore che sa più o meno come si mette fuori una tavola... Cioè, per loro è molto, a volte è molto meglio, soprattutto se un progetto non è loro, dicono vabbè, tu la immagini così, grazie, perché di solito devono fare i psicologi, i disegnatori. Sono molto amato per questo, anche perché ogni tavola, tutte le reference, io da fare le foto, tipo per Ramiro, la metro, lui è di Salerno, no aspetta, di Benevento, io ho fatto le foto alla metro, sia esternamente che internamente, il modello che vedi fuori è lo stesso come dentro, c'è che l'inizio della tavola, è il modello, il modello Leonardo... Della metro con le immagini dentro, le prime tavole, l'uscita è l'uscita di Piola, la Miro scende a Piola, scende, sì. Che tu conoscerai bene, sì, abbastanza, eccolo qua, che forte. Comunque dicevo, la messa in scena, io mi sono molto ispirato a We Three di Grant Morrison, che lui, la messa in scena dei combattimenti sono due tavole, ma sono fantastiche. C'è la scena in cui c'è il coniglio robot, chi non l'ha visto sta storia è tipo, sono tre animali utilizzati degli esperimenti, messi degli esoscheletri potentissimi che riescono a scappare. Io ovviamente seminano il panico perché sono spaventati, i soldati cercano di catturarli e loro da robot fanno fuori tutti. C'è questa scena bellissima dove c'è il coniglio che attraversa le vignette e fa fuori tutti i soldati. E quella è una messa in scena che mi ha... Cioè, che dico, allora, vedi che le sapete girare, cioè le sapete mettere in scena le battaglie se volete. Perché secondo te le battaglie nei comics, che sono di per sé molto azione, sono così messe da parte rispetto, che so, a delle tavole introspettive? Perché le tavole introspettive hanno messo in scena fantastica. Dipende molto anche dai disegnatori. Se guardi, tipo, non so, l'Hulk di Cates e Otley ultimamente, quello è solo combattimenti ed è tutto. Lo finisci letteralmente in un minuto e mezzo, cioè questo problema. Secondo me è anche un po' questo, il fatto comunque è una questione di... Pensano, uscendo un numero al mese, che non puoi stare lì troppo a esplicare l'azione, e quindi si tende un pochino di più al, cioè, comprimere un po' quella parte lì, non dargli troppo spazio. Però che peccato. So. Però non sono io che scrivo, per cui non lo so. No, però te è una roba è che una tu, mia... la senti anche tu quando la leggi il comic. Però non in realtà non la sento come mancanza, sinceramente mi va bene anche così. Tanto leggo altre cose, cioè se cerco la battaglia cerco qualcos'altro in genere. Poi dipende, ci sono comunque autori che hanno... Però il fumetto americano è più sulla splash pagiona che sul vignettare lo scontro, secondo me. Però, non so il motivo. Però non sento, cioè non mi crea problemi questa cosa, ecco. Ma tu dici, ormai sai cosa trovi, e quindi sì. Tu sai che se apri un comic... Cioè, sono abituato a leggerli così, per cui non ci faccio particolarmente caso come fastidio.
Infatti, tipo, io adoro tantissimo il mercato francese. Adesso sembra che faccio il profumato, no? Però, per esempio, il mercato francese dal manga sta prendendo tanto. Tipo, io vedo Max Winson. Non so se hai mai letto il fumetto della Bao. No. Secondo me è il più bel fumetto pubblicato da Bao. Mm. Che è la storia di un tennista. Io il tennis lo odio, ma è fantastico perché prende tutta la parte seria. Infatti, mi sono ispirato molto a Max Winson per la messa in scena di Ramiro. Perché quando c'è la parte seria in cui parlano, è la classica gabbia alla belga. Quindi tavole quadrate, precise, visi, però quando c'è da combattere, quando c'è lo scontro, nel senso il gioco a la tennis, partita, diventa shonen, e questa dicotomia è bellissima. E poi l'hanno ripresa anche in altre serie, tipo The Last Man, una delle serie più belle di Bao. Ti dico, guardalo, leggi quel volume, cioè quando c'è la prossima volta ci sono gli sconti Bao. Last Man è il classico fumetto dove c'è la commistione tra messa in scena belga, messa in scena europea e shonen, perché proprio lì è proprio shonen, c'è anche il torneo, parte con un torneo. Sì, lo so, ma gli avevo dato un'occhiata a cosa, poi non sono, è che sono tanti volumi, non sono mai stato lì a recuperarlo. 12 volumi. Last Man. Lo so. Ti posso dire, mi ringrazierai, perché è una roba, e quindi vedo che il fumetto europeo sta cercando di svecchiarsi. L'americano, che tutti dicono, ma sta andando in crisi il fumetto, quando fanno la faccenda del fumetto in crisi, fino sempre in mezzo l'americano, non capisco perché non mettono in mezzo anche la Francia, che secondo me in qualche maniera sta, la Francia come tutta l'Europa, io tiro fuori la Francia perché è quella più, come si chiama, che ribollisce un po' di più è il paese dove il fumetto in Europa gli viene data più importanza. Ma secondo me è per questo il motivo. Vabbè, quindi che in Francia stanno sperimentando, per questo che il comics sta pigliando mazzate dal manga per quanto riguarda le vendite. Da noi è perché è più facile, perché la gente è pigra, e oggi se tu gli dici, allora non ce la fanno, l'utente medio non riesce a capire come funziona il fumetto americano, non riescono più a mettersi nell'idea. Io ai miei tempi prendevi il numero degli X-Men che c'era in edicola, iniziavi a leggertelo e non ti facevi troppe domande, e oggi la prima cosa che la gente si chiede è quanti numeri dura. Io non mi sono mai chiesto quanti numeri durava una serie quando iniziamo a leggerla. Ma perché secondo te è cambiato questo paradigma da quello che facevamo noi per beccare quello che c'è? Perché molto spesso motivi. Iniziavamo a leggere a storia inoltrata. La società è diversa. Oggi hai internet, quindi sei abituato che devi sapere tutto. Oggi l'attenzione media dell'adolescente moderno è di 10 secondi, se va bene. Quindi il manga è più facile perché si comprano il numero uno ed arrivano avanti. Ovviamente dopo aver chiesto allo youtuber di favore quanti numeri dura, perché sì, ma fa strano dire, ok, quando i numeri dura è il fumetto più venduto, è One Piece, che non si sa se finirà mai. One Piece è il fumetto più venduto perché è comprato ancora da tutti quelli che leggono manga, molto più che dalle nuove generazioni probabilmente. Tu dici che i nuovi, qual è sono del fumetto che è il nuovo One Piece? Beh, la casca domanda del cazzo, che okay? Però fa capire bene. In Italia è stato ovviamente Demon Slayer, e lo è ancora, è probabilmente quello che vende di più, forse anche più di One Piece a volte, come lo è stato in Giappone, e lo è stato in Italia perché lo è stato in Giappone, non per altri motivi, non perché è bello, perché è orribile. Cioè, secondo me che il Giappone riesce tanto a influenzarci, mentre dall'America non riusciamo a capire... Perché il lettore manga legge solo manga. E da noi ai giovani parlano solo di manga. Se tu vai su Twitch, quanti parlano di fumetto americano? Al massimo parlano dei cinecomic, ma di fumetto americano ne parliamo in tre. C'era il tizio qualunque che però a un certo punto ha detto, ma a questo punto li vendo, e ha aperto la fumetteria. A questo punto li vendo, ottima idea, devo dire, saggio secondo me, decidere di aprire una fumetteria oggi in Italia. Però lui dice che gli va spero bene. Gli vada bene, spero, lo spero per lui. Ma infatti secondo me manca non tanto la fumetteria in Italia, tanto un punto per gli eventi che non sia la classica fiera dove c'è la Madonna, cioè dove c'è di tutto, cioè quelle belle Le servivano le fiere come in Francia, dove se tu vai a Goulem, mi diceva Kirio, che è fumetto, non è games, cosplay, streamer ma anche in Italia è così, cioè in Italia noi abbiamo l'ARF, che è il nostro tra virgolette Angoulême. Però chi ci va? Ci vanno in due. Ad Angoulême è tipo l'evento più importante delle fiere in Francia. Da noi tutte le fiere grosse ormai sono
più streamer che con tutto l'amore per noi stream. Però adesso io non voglio dire, ma guarda Luca, adesso niente contro Luca, chi scelgono come quattro personalità da avere che gli fanno da coso sul web? Personaggi che col fumetto non c'entrano nulla. Sei Luca Comics, tra Yotobi e gli altri tre metticelo uno di quelli che su YouTube o su Twitch si occupano di fumetto. Ah, questo è vero. Cioè, soprattutto chi c'è quest'anno a Lucca a fare lo stream? A fare i quattro che hanno messo, a parte che ci sono 1000 streamer di gaming che fanno i secondi, i quattro davanti sono Yotobi, ancora Sekibe, Kuro Lili e la cantante del Lacuna Poli. Scusi, me la scabbia, cioè, perché? Sì. Non lo so. C'era la voglia, si vede. Cioè, non c'è un... banalmente, Dario sono Moccia. Dario Moccia vuole essere pagato, credo, sonoramente per fare queste cose. Beh, ma scusi, me non vuole dire, ma anche... gli Otobi e Kuro Lili sono personaggi molto cicciotti, nel senso di numeri che lo seguono. Perché o forse non c'era voglia, magari gliel'hanno chiesto e non c'era voglia, non lo so. Però... ma anche Caverna di Platone, cioè adesso io conosco Kuro Lili, Caverna di Platone ha anche più pubblico di Kuro Lili, no? Non lo so, io mi chiedo, un Caverna ce l'avrei, almeno uno fra i quattro ce l'avrei messo, poi non so, magari gliel'hanno chiesto e lui ha detto di no, non lo so, non sono così intimo con Domenico. Tra l'altro non lo so, io non sono tanto intimo neanche con Domenico, però se uno dicono, senti, Luca Comics, che è tipo il l'evento... Io penso che se ti dice vuoi essere la faccia dei quattro, io penso ti dici di sì. Boh, non lo so, probabilmente per Luca Comics non ha senso puntare su chi di fumetto parla tutti i giorni, non ho idea. Ma non è tipo puntare, è uno su qua, cioè dico... non lo so, ecco, ma anche gli altri, quelli sotto, io li ho visti presentati, non ce n'era uno che conoscevo e che parli di fumetti come suo main tema. Magari leggono qualcosina nella vita o c'hanno la figure di Naruto dietro, però capisci che non è occuparsi di fumetto... come contenuto, il fatto che hai letto due manga e ogni tanto fai la serata in cui dici, mi piace molto One Piece. E non è che siamo pochi a parlare di fumetto su YouTube e Twitch, e ci sono anche quelli con pubblico più che ampio. Poi ci sono tantissimi, io ci sto tipo anche i siti, tipo c'è Anime Click, c'è tipo... fa le sue cose, però le fa come sempre. Poi c'è Zed Castle, che poi sono anche tipo quelli anche tipo di nicchia, cioè Zed Castle che parla soltanto di comics, ma più che altro di manga in generale, però è specializzato in comics, e vedi che c'è poca gente rispetto ai grandi numeri degli altri, dice vabbè, è una roba di nicchia, ma tu sei Luca Comics, a certe cose te ne sbatti, perché tanto la gente... Tanto non ti servono i numeri, cioè, avresti comunque una persona che se la mandi a intervistare Frank Miller, magari non fa come ha fatto Sekibe l'anno scorso, che era un pochino ridicola, con tutto l'amore per lei, cioè nel senso, niente di male, ma non è il tuo cioè, se intervisti Frank Miller, se sei una persona, cioè, che un è minimo come se io intendessimo intervistare Federer, io non sapevo che chiedergli, ma quindi il tennis è bello. Esattamente, io a Federer finisce che gli chiedo anch'io, ma quindi cosa ti è piaciuto di più in Italia? Però forse non è la cosa che chiedi a Frank Miller. Però non è colpa tua, è colpa che non saresti tu a chi ti ha messo lì. Ma infatti non ho ancora capito. Poi loro sono bravi, ovviamente, sono professionisti e fanno il loro lavoro. Però metticelo una persona. Ma infatti, Kuro Lili io la conosco ed è fantastica. Però banalmente, lei legge anche parlando di fumetti, legge le cose. Però anche Yotobi è un appassionato. Ma Yotobi, per esempio, qual è il suo must? Sono le cose brutte, tipo adesso si è preso anche bene a prendere i vecchi DVD, le vecchie robe. Ci sta per quanto riguarda la cultura pop. Però, come dici tu, mi sembra assurdo che si chiama Luca Comics and Games. Strano che di comics, ma anche di mangas, perché molti dicevano scherzando, anzi c'era proprio Andrea Ciccarelli, il capo di Salda Press, che di recente aveva scritto un post dicendo perché non la chiamano Luca Manga and Games? Che ci sta, perché alla fine adesso il nome per indicare i fumetti non è più comics, è manga, non è una polemica. Non è neanche manga, perché purtroppo manga, se tu dici manga, la gente è manga. Il manga è questo. Comics, vabbè, sì, comics sono quelli americani, però vabbè, noi siamo italiani e amiamo gli inglesismi. Ah, va, poi mi dicono che Yotobi 10 anni fa ha fatto due video sui manga. Sembro io che quando sollevo una poltrona dico, vabbè, io 4 anni fa ho fatto 2 mesi di palestra.
non credo. Spero mi invitino, non lo so, a Venezia, alla cosa del cinema, perché io ho fatto alcuni video sui cinecomic, quindi... Che quello ovviamente è cinema, ma io non vorrei parlare di She-Hulk, che poi finiamo come al solito a taraluce e vino. Sembra che tu sia del fan di She-Hulk, giusto? Grande fan di She-Hulk. Davvero? Il fumetto. No, fumetto, vabbè, stiamo parlando. Io trovo che She-Hulk sia un enorme buco nell'acqua e un'occasione sprecata a livello gigantesco, ma non so se vuoi. Poteva essere Ellie McBeal loro. Esattamente, è diventato... deve essere geniale, fatta bene, ma anche come commedia, anche come sitcomedy, ma dovevi decidere cosa farne. Invece non hanno deciso cosa farne. Hanno fatto a caso. Infatti, io sono detto, all'ultima puntata, non voglio fare assolutamente spoiler, She-Hulk è... una serie che parla della cugina di Hulk che acquisisce i poteri del cugino, quindi si trasforma in Hulk, però di lavoro fa l'avvocato, non va alla supereroina, e quindi in teoria ci si aspettava una serie che mescolava il legal drama alle storie amorose della protagonista, perché non vuole fare la supereroina, però si trova a dover condividere il corpo con questo mostro gigantesco, no? E quindi ci sono scene di Tinder, eccetera, lei che non si accetta, la gente che è interessata più a She-Hulk e non a lei, e cose così, che sono anche interessanti come cose. Soltanto che io mi chiedo sempre com'è che hai un sacco di materiale già scritto a fumetti e tu pigli tutte le trame e le rovini. Come ci riesci? Io il film che per antonomasia chiarisce questo concetto è Love and Thunder, che prende due serie bellissime di Aaron, di Thor, le mescola e ci fa un film di merda, tant'è che secondo me Christian Bale l'hanno truffato, perché appena arriva Christian Bale tutto diventa serio, perché insomma hanno detto, oh, come in Boris, oh ragazzi, quando arriva Bale presto un film serio, mi raccomando. Io immagino tipo Thor, no, tipo Stanislav La Rochelle, che fa, ma è un po' troppo americano questo film, signor Bale, perché è quello, o no? Tu hai buttato, sì, al cesso due trame fantastiche, ma è terribile quel film. Quel film ha sei tipi di film tutti insieme, a un certo punto diventa un film per base, ma Spy Kids a un certo punto. No, ma ci sta anche fare un film di merda. Io non me la prendo con film di merda, mi la prendo col fatto che tu hai bruciato, sì, sì, il cattivo di Gore, e hai bruciato due saghe che, per chi conosce il fumetto, sono due saghe che tu ci potevi fare la trilogia, o no? Tu l'hai letto, sì, sicuramente, sì. Ho letto la saga di Aaron, cioè tutto il ciclo di Aaron l'ho letto io dall'inizio alla fine. E il film brucia almeno i primi tre archi. Sì, beh, tutti praticamente. Cioè, vabbè, sì, puoi fare la guerra dei regni, ma non cosa fai la guerra dei regni? Cosa fai Thor che si mette, non so, a pisciare per spegnere un incendio a sto punto? Non lo so, cioè... Ma secondo te, perché la Marvel ha tutta sta fretta di bruciare tutte le serie? Tipo anche Secret Invasion, che è una saga che a me non è piaciuta, però come l'hanno fatta vedere adesso nei trailer, sembra che sia stata un attimo messa lì giusto per... Non li ho guardati i trailer. Ma perché battono il ferro finché è caldo, sanno anche loro che non è che può durare all'infinito. E quindi finché ce la fanno vanno avanti, secondo me, buttando... Tu dici che tra 10 anni non li vedremo più i cinecomics? Magari sì, ma non a questo livello, perché... ma già adesso li hanno di nuovo ritardati, perché sono rinviati un po', alcuni sembra siano scomparsi. Io ormai è come Disney con Star Wars, che è sempre Disney, anche loro, e che ormai annunciano 12.000 serie e poi spariscono, tanto, per cui... Le cose non capisco io è annunciare delle serie che poi non proseguono. Tipo fare una serie adesso, tipo a me piace tantissimo Daredevil, ma io spero che adesso dopo Born Again ne faranno un'altra, cioè nel senso, se c'è una bella serie, ma falle un come le serie normali, una all'anno. Sembrano dei film che dicono, ragazzi, non ci sta abbastanza budget, adesso allunghiamo un attimo il brodo. Se pensiamo a Moon Knight, mio Dio, Moon Knight. Moon Knight poi non ne azzeccano una, meno male, non ne azzeccano una da... questo da Log, no, oddio, quell'occhio di falco non era brutta, mamma mia, ma sembra proprio che io non so cosa succeda in Marvel in questo momento. Secondo me non sanno dove andare a parare, ma anche Miss Marvel era carino, è iniziato carino, poi appena hanno deciso di trasformarla in una roba di supereroi è diventata orripilante. Io l'ho voluto guardare perché per me Miss Marvel è la mia supereroina preferita, c'è un Funko Pop lì in tempi non sospetti, io odio i Funko Pop. Io li odio, ma era così carino che l'ho comprato. Sai che, a proposito di Angoulême, tu lo sai che l'unico fumetto americano che ha vinto l'Angoulême è stato Miss Marvel? Lo sapevi? No.
Non ha mai visto nessun fumetto americano, l'Angolem, nessun comics, cioè comics di supereroi. L'unica supereroina che si è portata a casa una statuetta è stato Miss Marvel, la saga iniziale, quella con come si chiama quel disegnatore così bravi, Alpoa, come si chiama? Alfona, sì. Alfona, non so come si legge. Io lo adoravo come disegnava, sì, era. Che devi fare? Vabbè, io penso che abbiamo mi sono accorto adesso che abbiamo chiacchierato per più di un'ora e mezza. Spero di non averti distrutto le gonadi, come direbbero le persone. Ma è stata un'ottima chiacchierata. Tanto poi ho fatto solo una live di un'ora e mezza prima, non è che... Ah beh, allora, eri già allenato, sono io che sono spompato. Ho litigato con una persona perché voleva insegnare a me come è nata Marvel Italia. Davvero? Me la vado a recuperare? Dove la posso recuperare questa live? Sul mio canale, Pelati e Fumetti su Twitch. Infatti, dove ti possiamo trovare? Così almeno diamo le coordinate. Magari qualche boomer dei miei, i miei ascoltatori sono fantastici, si affezionano e sono grandi ascoltatori. Quindi, banalmente, su YouTube, Pelati e Fumetti, per sentire di fumetti. Pelati e Fumetti ovunque. Pelati e Fumetti tutto attaccato su Twitch, su Instagram, su YouTube, su OnlyFans. Se volete vedere le mie foto sexy. No, non è vero, non ci sono. C'è il profilo, ma non ci sono. Tu lo sai che OnlyFans è nato per la presto, musica? Presto. La mia musica è su OnlyFans, esatto. Allora. No, non sapevo, è andato sulla musica e poi come tutte le cose che hanno delle belle idee finiscono nel porno, non so come è possibile. Ci sono, poteva finire peggio. Si poteva diventare la nuova piattaforma Rousseau, hai ragione. C'è sempre qualcosa di peggio. Non c'è limite al peggio. Allora ragazzi, comunque per quelli che invece stanno ascoltando questa puntata in differita, sappiate che noi le facciamo sempre anche su Twitch, quindi se volete venire su Twitch a vederci, il link è in descrizione, mentre ovviamente se la puntata vi piace fatela girare, perché siamo pochi ma buoni, ma se vendiamo tanti ma medi, secondo me è anche buono. Nel frattempo saluto tutti quelli che sono venuti a vedere una live di uno sconosciuto, grazie fan di Pelati e Fumetti per essere venuti, grazie Pelati e Fumetti per essere qui, e adesso dobbiamo stare frizzati un attimo perché come si chiama, StreamYard, se io spengo mi toglie 30 secondi, quindi ma mi taglia, non è tutto. StreamYard, è tutto così. Davvero? Ah, tutto così. E quindi niente, adesso in realtà abbiamo chiuso, però dimostra un attimo. Andate così. Ciao patatoni, ciao. Avete ascoltato Consigli non richiesti. Se volete restare aggiornati, seguite Frect sui suoi social. Tutti i link sono in descrizione. E se vi è piaciuta, condividete la puntata. Oggi abbiamo vinto una battaglia, ma insieme possiamo vincere la guerra contro le opere brutte.